Radio Cigliano presenta Dopo Cena con, sesta stagione. Quattro chiacchiere con i protagonisti del doppiaggio. E la musica la portano loro. Conduce in studio Alessio Cigliano. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, benvenuti alla trasmissione del giovedì 14 ottobre 2021, alle 21 spaccate, siete in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con, trasmissione del giovedì, quella che parla di doppiaggio, quella in cui mi riposo un po', soprattutto se qualcuno ha seguito la diretta che c'è stata martedì, con i Byakuya, una diretta incasinata con tanti problemi tecnici, speriamo che questa sera vada tutto bene. Nel frattempo io... non vi dico chi è, voi dovete, lo sapete perfettamente, ma io questa sera sono di una felicità assoluta perché accanto a me non ho una persona, non ho un amico, non ho un collega, ho una forse una delle persone più di grande valore del doppiaggio. Ma lo vedrete, lo conosceremo insieme tra poco. Sono emozionatissimo, sono veramente contento e come prima cosa, tra l'altro, incredibilmente abbiamo scoperto che è una delle sue passioni e quindi adesso vedrete che cosa farà, vi ha portato un sonetto della Vita Nova. Abbiamo scomodato Dante Alighieri, 1292, e quello che andiamo a ascoltare adesso è Tanto gentile e tanto onesta pare. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, con il lengua deven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par sia cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira e dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può, chi non la prova. E par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Signore e signori, in diretta su Radio Cigliano. C'è Massimo Giuliani. Massimo, come stai? Bene, bene. Oh. Ma non ci crederà nessuno a sto fatto. No, è incredibile. Quasi non ci credo neanche io. Voi non so se avete notato che Massimo, quando leggiamo, no? Noi di solito come stiamo? Abbiamo il foglio davanti, ecco, mi prendo la telecamera, guardiamo il foglio, poi diamo un'occhiata nella telecamera. Massimo non ha mai tolto l'occhio dalla telecamera. Credo che sia in assoluto uno... dei sonetti, vabbè, adoro Dante chiaramente, ma uno dei sonetti che più ho amato nella mia vita, lo trovo pieno di meraviglia, di amore, di tenerezza, di tutto, per cui l'ho sempre, insomma, quando sono arrivato mi ha detto devi dire questo, ti do il foglio, ho detto che foglio, lo so a memoria, ma ho detto ma chi te l'ha detto? Sì, no, non lo so, era sicuro che avessi avuto una spia alla vana, mentre invece niente spia alla vana, magari familiare, un figlio, sì, qualcuno a caso, magari. Capito? A caso, sì, e invece no, e invece siamo andati proprio pazzesco, così, pazzesco, grande veramente. Massimo Giuliani, come stai? Ti ho trasportato in un'astronave. No, allora lo dico per chi ci sta a sentire o guardare, sono arrivato e sono, da che sono arrivato continuo a dirgli, sono profondamente ammirato, perché sono profondamente ammirato, questo si è costruito una cosa mostruosa Alessio, e è veramente, questa è veramente passione, ecco quella che vorrei, che mi piacerebbe che queste generazioni tramandassero un po' ai più giovani, ci vuole la passione per fare le cose, e questa è passione pura, è passione vera, e quindi però, è Massimo, meravigliosa. Come si fa a non avere la passione della radio? Io non lo so, tu ne hai fatta quanta? Ne ho fatta tantissima. Trovo ancora oggi che sia un mezzo di espressione meraviglioso. Tra l'altro la radio è un po' vissuta anche dalla gente che l'ascolta come una parente, una di famiglia. Continuo a dire che è il fatto che sia rimasta immutabile nel tempo, no? Sì. Si ascoltava la radio negli anni 30, accendevi, sì, era un po' più sporco il suono, ma quello era. E oggi il suono è più pulito, digitale, tutto, ma quello è. Pensate a quanto è cambiato il cinema, quanto è cambiata la televisione, quanto è cambiato sotto certi aspetti anche il teatro, come cioè no? Tutte le forme di espressione per un attore. La radio quella è.
quella è rimasta. E poi non lo so, ti dà l'impressione che entri dentro casa qualcuno a chiacchierare, che stia lì con te, non stai seduto davanti a uno schermo soltanto a guardare, ma è come se ci avessi vicino qualcuno che chiacchiera amabilmente con te. Raccontavano le nonne che ascoltavano la radio e poi magari chiedevano se voleva favorire a tavola, no? E lo speaker della radio che in quel momento parlava, come se ci fosse un interlocutore, no, che pensavano che fosse rivolto semplicemente, sì. No, non pensavano one on one. Certo, one on one. Parla con me, sta a parlare con sì, me. Assolutamente, sì, sì. E si sentivano anche, ma perché mi dice questa cosa, certo, capito? Certo. Anche un po' colpite. Beh, veramente, la radio è uno degli strumenti, quello che ci fa... ci fa sognare, vero? Ci mette... No, poi era una volta era la verità assoluta. L'hanno detto alla radio, significava che non c'era possibilità quello di... Era. Quello è. Quello la, era. La cosa era, l'hanno detto alla radio. Quello no, era. Di fronte a quello era quello la verità era. Assoluta. Favoloso, favoloso. E radio che tra l'altro si fa molto meno e che sarebbe il caso perché tanti sceneggiati radiofonici... Io mi ricordo, andavo al lavoro... la mattina per andare ai turni e mi mettevo gli sceneggiati che andavano alle 8.40, 8.50, io ero sempre tardi quindi riuscivo a sentirmelo tutto lo sceneggiato e, ed era bello e, tutti i radiodrammi. Bene, se ne facevano tanti, si facevano nella sede di Roma a Via Asiago, si facevano a Torino, c'era un regista che si chiamava Benedetto, molto bravo, si facevano tanto a Firenze, un altro regista che si chiamava Raiteri, ma si faceva di tutto. Io ho fatto da quel pasticciaccio brutto di Via Merulana a Tristano Isotta, ai Karamazov, era meraviglioso, sì, era bellissimo. Era anche un modo per far arrivare, adesso faccio un discorso che può apparire brutto, un po' più di cultura attraverso no? i mezzi di comunicazione. All'epoca, perché radio, teatro, che cosa sono? Questo è il veicolo della cultura, no? Io penso a quando negli anni 50 la gente affollava i bar per poter vedere la diretta di Cesco Baseggio che faceva Goldoni, oppure oggi il teatro va alle 2 di notte perché dicono che non fa ascolto, hai capito? E vanno altre cose, evito di dire i nomi, se vuoi però insisti, te li dico. Di solito c'è qualche chiappa di fuori. Sì, funziona quello. Quella sì, funziona. Sì, quella però funziona. Quella è sempre funzionata, perché anche nella rivista di Macario, nelle riviste c'era sempre la star, la prima donna con i ballerini, le 10 gambe. Però che cosa hanno fatto la televisione soprattutto? Ha fatto sì che lo spettatore virasse da spettatore a guardone. E quello è, no? Ma lavorando sul meccanismo per cui se io e te adesso stiamo qua in trasmissione e sentiamo qua sotto un incidente, gente che urla, andiamo a guardare. Certo. E loro quello hanno fatto. Hanno fatto i reality che sono quelli, no? Il guardone che sta a guardare che succede, non è più spettacolo, non c'è più niente né di spettacolo né di cultura né di intrattenimento. Hanno sviluppato il guardonismo dello spettatore, che è terribile. E anche l'ascoltanismo, se possiamo anche, dire, anche certo, ascoltare, certo. No? Sentire le voci. Vabbè, ragazzi, qui accanto a me ci sta una persona che ha vissuto l'arte in tutto. A 360 gradi, l'arte dell'essere attore. E poi ci saranno tante domande che ti farò durante la trasmissione per scoprire meglio anche come ti è venuto in mente di fare l'attore, perché questa è la cosa. Ma adesso voglio intanto farti vedere alcuni nostri amici. Per esempio, lui è Andrea da Firenze che dice: io, signor Giuliani, proprio così, sì, la devo ringraziare perché la mia infanzia è stata insieme a lei. La capito? Grazie, Andrea. L'infanzia da poco, perché è giovane, è molto giovane. È una creatura. Andrea è una creatura. Però insomma, infanzia. Sai che cosa ci dicono tante persone? E questa è una cosa bella. Siamo un po' la coperta di Linus. Quando tu ascolti la televisione e senti le voci che ti hanno, hai avuto crescendo da bambino, no? Ti hanno portato su e ti accompagnano, le senti ancora adesso, è un qualcosa di rassicurante. Io lo trovo una sì, bella sì. cosa. No, è bello. Anche psicologicamente. No, poi da qualche anno a questa parte oramai c'è un'attenzione per il doppiaggio, per le voci che non c'era una volta, no? Io come ti no? parlo fino agli anni 70-80, la gente non aveva la più pallida idea di chi fosse il doppiatore, anche quelli più continuo ancora oggi a dire alla gente: sai chi era Peppino Rinaldi? Mi dicono: boh, no, chi era Peppino Rinaldi? Stavo più grande, il più grande in assoluto alla storia di questo lavoro, e non ci sarà mai uno come lui, mostruoso, per più era una cosa mostruosa, e la gente non sa chi sia. Del resto, fino a quel momento, secondo me, fino a quell'epoca si faceva un'operazione che era molto corretta, secondo me, cioè
se io adesso ti dico, dico ai nostri ascoltatori, per primo proprio Andrea da Firenze, canta mio diva del Pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse tutti agli Achei, molti anzietempo allora, che generosa tra... diciamo vabbè, Omero, no, e non è Omero, è Vincenzo Monti che certo, ha tradotto la traduzione Omero. Ma tutti noi diciamo è Omero, certo. Nessuno è andato a pensare chi è che ha fatto la traduzione italiana, hanno preso un poeta, non un traduttore, certo. Che è ben diverso. Mentre oggi la stragrande maggioranza della gente va là e dice ah, questo è quello, lo doppia questo, lo doppia quell'altro. Ed è un bene secondo te? No. Cioè il doppiatore no, doveva rimanere no. Nell'ombra sì. Una voce sì. Che si va a prestare la sua tu voce. Tu dovevi pensare che Harrison Ford e Tom Cruise parlavano bene italiano. Quello devi pensare. Era quello, era il è il motivo per cui io faccio doppiaggio. Io a un certo punto chiesi a mia madre, ero piccolo bambino, e dissi ma perché questi... giapponesi, o guardavi i cartoni animati giapponesi, invece di parlare giapponese parlano italiano, come fanno a sapere l'italiano? Esiste il doppiaggio, colpo di fulmine, capito? No, poi qual è il problema purtroppo? Che ci sono stati e ci sono ancora colleghi che fanno questo lavoro che tendono in buona o non buona fede un po' a prevaricare l'originale, no? A fare un po' se stessi. Mentre io devo poter dire non come l'ha fatto bene Cigliano quel doppiaggio, ma devo dire vedi quell'attore recita diverso da quell'altro attore, sono molto, quindi che succede se tu non sei realmente la trasposizione in lingua italiana di ciò che lui ha fatto, fai un'operazione scorretta, cioè sì. Poi alla fine fai una tua interpretazione. Noi siamo a servizio, a totale servizio dell'attore. C'era un direttore di tanti anni fa che tu non avrei avuto probabilmente modo di conoscere, che si chiamava Savini, un signore simpaticissimo, completamente calvo, con due sopracciglia grandi quanto questo microfono, bolognese, che non faceva altro che dire tutte le estati per la Madonna non si trovano più le scarpe bianche, io perché le mie le tengo bene ma non si trovano più, io voglio le scarpe bianche d'estate, sempre in questo modo, era molto spiritoso e lui diceva sempre una cosa a chi gli diceva Savini come va fatto questo ruolo, diceva, e lì basta guardare, ascoltare e rifare uguale perché la scelta l'ha fatta lui, non la facciamo noi. Sacrosanto, finito, perfetto, punto, perfetto. Non si può dire altro, no, veramente, è proprio quello. Guarda, ti faccio vedere anche il nostro amico Carlo da Arenzano che ci sta mandando una fotografia della spiaggia del Malpasso, dove credo che sia andato, dice che forse si è anche bagnato fino alle caviglie. Bella fredda, deve essere, in Liguria. Ma non ce l'ha mandata una sola, guarda che ci ha mandato, guarda che bella. Meravigliosa, e ci sono dei bagnanti che hanno sfruttato il giorno di sole. Guardate che meraviglia, grazie Carlo. Sono sicuro che fra un po' avremo anche il tuo selfie con i popcorn. Intanto Vincenzo ti vede intorno a queste locandine. Vincenzo è genio. Il Bounty, abbiamo i Blues Brothers, come dimenticarlo, L'altro delitto, La spada nella roccia, i Goonies, Space Jam. Guarda, questi sono quelli con cui lui ti identifica meglio. Meraviglioso. Sono bravi, eh? Meraviglioso. Tu sei capace a fare robe di questo ma tipo? Ma per carità di Dio. Vero, cioè, sono veramente... Dire, si può dire sono una pippa? Sì, si può dire, io al computer faccio il minimo indispensabile e oltre non voglio andare perché so che non sono capace, farei danni e basta. È poi giusto. Tra l'altro è una macchina, continuo a dire, che non riesco ad amare fino in fondo perché una tu macchina... c'hai un odio verso questa no, macchina? No, io odio una macchina, ha una sua volontà propria. Non va bene. E non va bene, che dice, si è impallato e quindi dobbiamo aspettare perché ha deciso il computer che si impalla. E niente, e questo che è? Invece... Ah, questo guarda, è la nostra amica. Paola D'Andrea che ti ha fatto un quello a sinistra sei tu e quello a destra però chi può essere? Chi può essere? Scott Bakula forse? Forse sì, sì è Bakula. Sì, Bakula. Forse allora l'hai fatto in quella serie meravigliosa. Meravigliosa. Quante puntate erano? Tante. Tre stagioni. Tra l'altro una bellissima serie che finiva, era meraviglioso in perché modo drammatico, finiva terribile. Con l'inizio della successiva, sì, no? Sì, e c'era la frase famosa "Oh mamma". Sì, "Oh mamma". In originale diceva "Oh boy", oh boy. Però per coprire la labiale diciamo poi però "Oh mamma". Quella bellissima perché ti metteva, tu la vedevi e dice "Io domani devo essere qua a vedere la puntata successiva". Meraviglioso. Ebbe un grande successo poi, andava come no? In Rai. Ah, in Rai, sì, era molto bella.
E per concludere questa prima carrellata abbiamo Gaetano dalle Marche. Lui disegna in questa maniera, la sua maniera di disegnare, guarda, i Blues Brothers, e Francis dei fratelli Goonies, abbiamo Goose di Top Gun, Nick del cacciatore, mamma mia, che filmone eccezionale, meraviglioso. E questo e altro avrete modo di conoscere insieme a me, Massimo Giuliani, qui a Dopo Cena con. Ma nel frattempo, io come dico sempre, ti vogliamo conoscere attraverso la tua arte, ma c'è una cosa che secondo me connota bene una persona, che è la musica. Quando una persona... tu sei amante della musica, sì, ti piace? Sì. Quindi sicuramente i brani che mi hai portato, i 5 brani che mi hai portato, sono brani che fanno parte di te. Non fanno parte di me, l'ho scelti perché ognuno ha un significato. Perfetto. Secondo me. E in quindi, qualche modo mi tocca. E quindi riusciremo adesso a scoprire Massimo Giuliani in tante maniere, anche attraverso la musica. E siccome è il momento del primo brano, io ti chiedo il numero della canzone che vogliamo caricare per prima. Vabbè, dai, in ordine di tempo, 2. La 2, la vado a caricare e ti chiedo, Massimo, perché l'hai portata? Perché mi ricorda la mia giovinezza, perché era un brano cantato da quelli che si chiamavano allora i Complessi, non erano le band, sì, i gruppi, ed era l'Equipe 84, che per noi giovani era uno spettacolo, insomma, la risposta italiana, se vuoi, ai Beatles in qualche modo. Questo era un brano, tra l'altro, all'epoca l'Equipe 84 faceva tante cover. Questa era la cover di una canzone cantata da un cantante, se non sbaglio, irlandese, che si chiamava Barry Maguire, e il titolo nel giornale originale era You Are On My Mind, e invece nella versione italiana bellissima è diventata Io Ho In Mente Te. E siccome all'interno della canzone c'è un punto in cui parte il coro in cui tutti fanno wow wow, era diventato per noi che eravamo ragazzi a quell'epoca un modo di chiamarci, no? Fra gli amici, io c'avevo un caro amico che si chiama Roberto Viguini, che saluta Roberto, e ci chiamavamo wow wow wow, e quello rispondeva, era diventato una modalità. Vedi, wow wow. È un po' come, queste sono le cose che succedevano quando le canzoni te le dovevi un po' guadagnare, dovevi andare al jukebox e metterci la moneta, certo, dovevi trovarla sulla radio, ma c'erano poche radio e non passava, certo, la canzone, certo, oppure te la andavi a comprare, devi comprare i 45 giri. Io c'ero ancora una quantità di 45 giri d'epoca, proprio 45 long play bellissimi, tra l'altro un nostro collega che è Massimiliano Alto, che tu ben conosci, che è un appassionatissimo, una volta parlavamo di dischi, gli ho portato un 45 giri dei Beatles originale comprato in Inghilterra all'epoca, e lo volevo regalare, ma ha detto no, non lo accetto perché ha un valore, non puoi capire quanto vale questo disco. Ho detto vabbè, ma te lo regalo, no, non lo posso prendere, non l'ha voluto, e io onesto, l'ho regalato. Onesto. Signori, ci andiamo ad ascoltare il primo brano della serata che ha portato Massimo Giuliani dal 1966, quando sono nato io, gli Equipe 84, Io Ho In Mente Te, su Radio Cigliano. Apro gli occhi e ti penso. Bellissimo. Maurizio Vandelli. Mamma mia. Tra l'altro loro si erano anche ricostituiti negli anni 2000, hanno provato a ricostituirsi e poi dopo si sono sciolti un'altra volta. Grande gruppo. Stavi grande parlando gruppo. Dei gruppi, quando si diceva 45 giri, se non si diceva LP, long play, ma dicevamo più album noi, sì, no? Sì, no, o 33, oppure 33, il 33 o il 45. Il 45. Il vinile, tu hai un po' nostalgia di quegli... Allora, bisogna stare attenti perché la nostalgia è una cosa terribile. La nostalgia rischia di diventare semplicemente il desiderio di ritornare indietro e di non considerare i passi avanti. No, però dico che c'era, non so come dirti, quel tanto anche di imperfezione sonora che rendeva tutto più bello. Io dico sempre che se tu senti la quinta di Beethoven con suoni campionati fatti da un computer, è perfetta, non c'è una sbavatura nemmeno morta. Però se tu la vai a sentire alla Scala, fatta dall'orchestra della Scala, forse in qualche caso c'è qualche pulizia di suono in meno, però c'è un'anima, c'è l'anima, c'è qualcosa dietro, no? Tu sai che oggi è la serata delle coincidenze. Il nostro amico Paolo Daomegna Lago d'Orta si trova a Milano e ci ha mandato la fotografia della Scala. Scala. No, ma guarda te, è la serata delle coincidenze questa, la stavo aprendo adesso, non l'avevo vista finora. Per chi non c'è mai stato, io sono romano fino al midollo, ma per chi non c'è mai stato, uno spettacolo alla Scala è qualcosa di straordinario. Non c'è un altro teatro così in Italia, no, vero? Non c'è. E tu ne hai visti tanti di teatri? Sì, ho visto, poi mi è piaciuto, c'è stato un lungo periodo in cui mi piaceva molto seguire anche l'opera,
musica classica, per cui sono andato, insomma, ne ho visti tanti, però la Scala è, cioè, ha un fascino, ha un profumo, ha un odore, ha delle sensazioni perché dentro. Il teatro è anche questo, è il profumo della sala, è il profumo del proscenio, e non è soltanto la cultura che c'è sicuramente. Aspetta, torno dagli amici in radio. Ho in mente te, Equipe 84, in diretta su Radio Cigliano, 21:20, a dopo cena con c'è Massimo Giuliani. Ci stiamo inerpicando verso tanti sentieri che porteranno a conoscerlo meglio sicuramente questa sera, ma adesso è il momento in cui potete guadagnarvi una telefonata con Massimo Giuliani. Tra l'altro, sulla chat di Telegram, che in questo momento, in questi giorni, è diventata anche molto vivace, c'era chi diceva: sì, è carino il selfie, la fotografia che autografa, ma poter parlare in diretta con l'ospite è sicuramente meglio. E allora, quale occasione migliore di questa? Massimo ha per voi una domanda che tra l'altro tratta di un film, parla di un film che lui ha potuto doppiare. Sì. E chi risponderà solo su WhatsApp al 328-7948-796 risponderà a questa domanda, vincerà la telefonata con Massimo Giuliani. Allora, io vado a mettermi sull'ultimo messaggio per poter prendervi bene e do la linea a Massimo. Prego. Perfetto, allora la domanda riguarda un film, sì, è vero che ho doppiato io, doppiavo Mel Gibson, il titolo è Mad Max Oltre la Sfera del Tuono ed è il terzo film della saga Mad Max, diretto nel 1985 da George Miller. Accanto a Mel Gibson figura una grandissima, straordinaria cantante prestata per l'occasione alla recitazione, sto parlando di Tina Turner. Nella versione italiana, chi ha dato la voce alla Tina Turner? 328-7948-796. Non hai manco potuto detta, però devo vedere se... no, hai scritto Tina Turner. Hai scritto... Non va bene Tina Turner, dobbiamo sapere chi ha doppiato. Ecco fatto. Come vedi? Grande, grande. Come vedi, come vedi? Sei? Adesso poi lo diciamo, ma nel frattempo votate, votate, votate. Intanto mi scrivo che hai vinto la telefonata perché sei stato il primo. E sapete che cosa facciamo? Sdoganiamo un altro brano musicale di Massimo per dare la possibilità a tutti quanti, ovviamente, di votare. Numero del brano, quale mettiamo? 4. La numero 4. Vabbè, qui andiamo sul sicuro. C'è un motivo pure per questo. Vai, dimmelo, raccontamelo. È il motivo che io dico sempre che nell'arte, intesa in qualunque senso, ci sono straordinari interpreti e poi ci sono quelli che, oltre a fare qualcosa che di specifico nell'arte di grande importanza, danno una svolta, sì, in qualche senso. Qui stiamo parlando di un complesso che ha segnato una svolta, guarda, forse nemmeno tanto musicale quanto di costume, musicale straordinario, ma è stata una svolta di costume, ha cambiato... Uno spartiacque, prima e dopo, prima e dopo. Prima e dopo i Beatles. Prima e dopo e questa Beatles. È una canzone, vabbè, una delle tante che loro hanno scritto meravigliose. Io per anni ho sempre detto, ma in fondo che gli costava regalarmi un 24esimo dei diritti? Voi sapete che i diritti musicali si pagano in 24esimi. Questa è la... non so bene per quale motivo. Sarà una cosa inglese. La CIA li paga in 24esimi. Si divide il tutto in 24esimi. Io ho sempre detto, ma loro, ma che gli fregava? Mi davano un 24esimo da yesterday e io avevo campato. Avevi finito, basta, ma io, i miei nipoti, i pronipoti dei pronipoti e così. Sì, però con questo 24esimo poi, avresti cantato bene, ma ci saremmo privati della tua arte, sì, Massimo. E poi altra cosa, in questo brano in particolare, come a volte dalla genialità escano fuori delle scintille improvvise. Non so se tutti sanno che questa canzone nasce durante la preparazione di una colazione. Si stava preparando delle uova strapazzate e mentre preparava le uova strapazzate ha cominciato a canticchiare Scramble Eggs, che sono uova strapazzate. Quello Scramble Eggs è diventato Yesterday. Quindi uno, la genialità va oltre tutto. Loro che sono stati tacciati per anni di leggerezza, ma leggerezza de che? Loro e i Rolling, secondo me, sono stati in due maniere diverse, i due spartiacque degli anni 60, del finire degli anni 60. Signori, ha portato Yesterday, la più iconica, secondo me, in diretta su Radio Cigliano.
Che io vedi? La perfezione. Oh, una chitarra, un accompagnamento. Niente. E cioè, veramente, poi loro hanno creato tutto quello che c'è dopo. Tutti si sono ispirati ai Beatles o ai Rolling Stones. Per questo dico, è la svolta, non il punto di svolta. Svolta. Cioè, quando mai un cantante era anche dava anche la moda proprio del vestire, di avere i capelli, di come gli comportarsi. Gli stivaletti con l'elastico laterale, le giacche alla l'infradito, coreana, l'infradito, vestiti, i capelloni dell'epoca, per cui venivamo tutti sfottuti. Ma che sei una donna se c'avevi i capelli un po' più lunghi che andavano oltre la basetta, già era una cosa scandalosa. E questi sono arrivati e hanno sconvolto il mondo. Senti, ma vivere quel periodo com'è stato? È stato entusiasmante come lo leggo io, che l'ho sfiorato soltanto quel periodo? Insomma, all'epoca dei Beatles ero piccoletto, cioè avevo 10 anni, però però andando avanti, 68 per esempio, era già un momento più di fermento, di grande fermento, sì. No? Assolutamente sì. No, ma loro hanno rappresentato, tu ti sentivi rappresentato da loro, tu sentivi che loro raccontavano qualcosa che sarebbe potuto accadere a te o che tu avresti potuto pensare, immaginare, vivere, sentire, sognare, e lo ritrovavi là. Cioè, quanta gente ha cominciato a imparare l'inglese perché ascoltava i Beatles? Per capire le canzoni, certo, per cantare le canzoni. Ma che ne sapevano? Certo. Ma che ne sapevano? Che cos'era l'inglese? Ma altro che fenomeno di costume, era un fenomeno globale che ci ha toccati sicuramente noi in Italia, ma io penso anche a paesi che erano meno sviluppati in quel momento, che hanno veramente avuto un'esplosione di fuochi d'artificio. Andiamo a disannunciare, dopodiché si prepari chi ha il telefono, ha dato le risposte giuste, perché verrà chiamato al telefono per la risposta del doppiaggio. Beatles, Yesterday, in diretta su Radio Cigliano. Pezzone, pezzone vero. Senti, 1965, giusto? Abbiamo visto la copertina, l'avevi vista quella con i trench blu? Ce l'ho. Ce l'ho pure io quella. 1965, rapido calcolo, stiamo parlando di 56 anni fa, sì. Giusto? Tu la metti oggi questa canzone, sembra scritta oggi. Io non voglio essere cattivo contro le attuali espressioni, io diciamo, volevo farti arrivare artistiche, un po' dalla porta di servizio. Però tu oggi parli con un ragazzo che ha 18 anni, 16 anni, gli fai sentire, le conoscono i Beatles, conoscono Lucio Battisti, certo. No? Che è un altro grandissimo, che ha lasciato, fra 50 anni dei trapper o dei rapper di oggi o di qualche cantante che noti soltanto per come è vestito o truccato o pettinato, sentiremo ancora le canzoni? No, non credo. Basta, non credo. Punto, finito. È stato bello conoscerla. Grazie, arrivederci. Evviva. Io nel frattempo vedo che la linea è partita e vediamo se funziona. Marco? Pronto? Ci sei? Mi senti? Aspetta. Pronto? Marco, ci senti? Ci sono, vi sento. Grazie. Ciao. Marco, come stai? Tutto bene, grazie. Voi come state? Noi stiamo benissimo. Benissimo, veramente. Stiamo a chiacchierà, cazzarà. Che se fa? Meglio di così, veramente. Tra l'altro, Massimo, di Marco ho anche una fotografia, quindi possiamo anche dare un nome alla voce, un volto alla voce che stiamo vedendo in questo momento. Ciao. Ecco Marco. Allora, domanda, dalla Tuscolana o da Canicattì? Dalla Tuscolana, la foto è fatta sulla metro A, sono arrivato poco fa a casa. Allora, lui è un attore siciliano, ha iniziato a lavorare a Canicattì, l'abbiamo visto tante volte, abbiamo parlato tante volte con lui, finalmente ha trovato il coraggio di trasferirsi a Roma. Bello, è a Roma da quanto? Bravo. Da poche settimane? Sì, un mese più o meno. E quindi sta cercando, in provincia è un po' più difficile, e quindi sta cercando di portare avanti il suo sogno. A proposito di sogni, io una volta sono rimasto, mi è rimasta impressa, una cosa non dimenticherò mai, camminando sotto i portici di Bologna, mentre cammino là leggo una scritta sul muro che ho trovato meravigliosa e me la porto dentro nel cuore, vale per Marco ma per tutti come lui, e c'è scritto: vietato calpestare i sogni. È vero, è meraviglioso. È verissimo. L'ho letto anch'io da qualche parte. I sogni bisogna inseguirli, poi non è detto che uno riesca a raggiungerli, però provarci. Sì, perché poi dico sempre che non c'è una cosa peggiore nella vita, lo posso dire perché sono più grande di Marco, di voi, non c'è cosa peggiore nella vita del rimpianto, di dire porca miseria, se avessi fatto quella cosa, se avessi provato.
proviamo a fare una cosa che inseguiamo, per la quale abbiamo una passione, che ci piace, che ci interessa. Poi può essere che non ci vada bene, può essere che va male, ma almeno ci ho provato. Certo, e so non che provarci e invece ti diceva bene, porca miseria, quello no, rimpianto. Avessi fatto quel giorno, chissà, sì. Oggi magari no mai. Terribile. Farlo sempre. Allora Marco, io so che può essere emozionante, ma tu hai qui Massimo Giuliani un po' alla tua mercé, chiedigli quello che vuoi. Esatto, con un maestro del genere mi sento leggermente in soggezione. No, assolutamente no. No, a questo punto mi piacerebbe ricevere un consiglio, cioè adesso che io sono qui a Roma, no? Nel periodo storico che stiamo vivendo, quindi è tutto molto difficile, però come dovrei muovermi? Tu parli di doppiaggio o parli di in assoluto? In realtà qualsiasi cosa, anche teatro per esempio, sono disposto a fare veramente qualsiasi cosa per fare esperienza. Guarda, io non so da dove viene, nel senso non so quali sono le tue esperienze precedenti. Per l'ennesima volta approfitto di questa occasione per spiegare a tutti quanti che il doppiaggio non è un lavoro a parte, il doppiaggio è un lavoro da attore, si tratta di recitare. Per chi non lo sapesse, è chiaro che Alessio, io e i nostri colleghi lo sappiamo benissimo e non ci facciamo più caso, la nostra vita normalmente è basata su più o meno 9 ore di lavoro al giorno divise in 3 turni di doppiaggio di 3 ore l'una. Non è detto che nella stessa giornata tu vada a lavorare sullo stesso progetto. È anche abbastanza semplice, può capitare che tu alle 9 del mattino debba fare un cartone animato, alle 13.30 invece vai a fare un film sulla Rivoluzione Francese e la sera alle 16.30 vai a fare un film su un testo, su un dramma shakespeariano. Il che vuol dire che tu devi essere in grado di spaziare nel mondo intero dell'arte, della recitazione, il che vuol dire che devi saper recitare prima ancora di capire che cos'è il doppiaggio, perché il rischio è quello di saltare un anello chiave importante che è la recitazione. Quindi io ti consiglio, se non l'hai ancora mai fatto, comincia a vedere che cos'è il palcoscenico, comincia a capire che cosa significa parlare, pensare, ragionare, costruire un personaggio. Il doppiaggio, io dico sempre, è un po' una parete di free climbing, cioè ci sono gli appoggi, no? Sui quali tirarsi su, e gli appoggi sono dati dalle scelte che ha fatto un attore prima di te, perché noi dobbiamo rifare e ripercorrere esattamente le scelte che ha fatto quell'attore. Quindi il doppiaggio fa sì che tutta la prima fase tu te la trovi fatta da altri che hanno studiato a lungo il personaggio. Fare l'attore significa questo, crearlo, inventarlo un personaggio nei minimi particolari. Quindi io ti direi comincia da quello, poi dopo arriviamo pure al doppiaggio, capito? Che è un po' quello, Marco, è un po' quello che abbiamo sempre detto. Io specialmente, no? Le cose che ho fatto, ho lavoricchiato un po' a teatro a Catania e mi sarebbe piaciuto anche fare qualcosa qui a Roma, però sono consapevole del fatto che non sia facile. Ho, diciamo, poca esperienza e vorrei farne un po' di più prima di poter effettivamente andare a bussare dietro qualche studio. Sai, l'esperienza o te la fai sul campo, nel senso che entri in qualche compagnia che lavora gratis perché gli serve per imparare, per fare spettacoli, non dico amatoriali, ma dico senza scopo di lucro, in modo da poter avere il rapporto col pubblico, che è una cosa fondamentale per un attore. Credimi, è una cosa. L'adrenalina che ti dà il palcoscenico, l'apertura del sipario, non te la dà nulla al mondo. Quindi cominciare da lì e poi cercare di... È chiaro che oggi è un po' diverso rispetto a quando ho cominciato io, c'erano le compagnie di giro, c'erano i capi comici, tu ti presentavi, chiedevi di poter essere ascoltato, sentito, poter entrare in una compagnia che c'aveva il repertorio, faceva 10-12 commedie tutti gli anni e tu eri pronto e preparato su tutte le 12 commedie, eri in grado di fare qualunque personaggio. Oggi è molto diverso. Devo dire la verità, oggi è molto più dura da questo punto di vista, avete molta meno facilità a entrare in determinati settori. Ci vuole tanta pazienza, tanto coraggio, tanta forza d'animo e tanta passione. Se non c'è quella, alla prima difficoltà molli tutto e riscappi. E invece non bisogna mai scappare.
Marco, io sono... assolutamente cercherò di non mollare, per quanto riguarda il rapporto con il pubblico posso in minima parte capirlo, perché una volta ho fatto anche uno spettacolo a pianta centrale, cioè col palco al centro e il pubblico ai lati. Difficilissimo. E quindi lì si sente proprio, si sentono le emozioni del pubblico, e se riesci a far provare l'emozione allora lì sei soddisfatto. Certo. Bello, bello. Però vedi, tante esperienze che si vanno a sommare, che poi magari sono quelle che ti riescono a portare a coronare il sogno. Oh, speriamo, Tesla ce la stai mettendo tutta, Marco, e siamo veramente contenti. Io sono veramente contento di sapere che sei a Roma e che ci stai provando. Noi ti salutiamo. Grazie. So che c'hai già tutto, l'app, inutile che te chiedo, le cose eccetera eccetera, quindi alla prossima volta che ci vediamo. Grazie Marco per essere stato con noi. Ciao Marco. Un abbraccio, ciao. Grazie. Marco, sono le 21.35 in diretta su Radio Cigliano, siete all'ascolto sulla radio e alla visione su Facebook, Twitch e YouTube di Dopo Cena con Massimo Giuliani, ed è il momento di aspetta che io la scaletta non sono proprio presente. Ah, vedi, è proprio il momento di andare a vedere qualche controselfie dei nostri amici. Allora, l'ho già mandato in onda, lui è Sasha che ci sta mandando il suo controselfie da Zurigo, quindi siamo oltre le Alpi, siamo in Svizzera, e lui ti vede accanto a una serie di personaggi, ti vede insieme a Joe Pantoliano, i Goonies, Bugs Bunny, Fozzi, Muppets, e Tamburino, Bambi. Mamma mia, torniamo indietro. Quanti anni avevi? Tamburino ne avevo 14, credo. L'ho fatto dopo La Spada nella Roccia. La Spada nella Roccia abbiamo fatto prima. La Spada nella Roccia è di... c'avevo 11 anni, qualcosa del genere. Che meraviglia, quanti ricordi. Lui è Ettore D'Alcamo in Sicilia, che ti manda un... Ciao Ettore. Un saluto speciale. Ma allora... cominciare da bambino, tu hai cominciato veramente piccolo questo mestiere, come ci sei arrivato? Allora, è molto divertente, nel senso, io ho una sorella più grande di me, di 7 anni, che si chiama Dea. Un bacione, Deuccia, ci dobbiamo sentire, mannaggia, l'altra volta mi ha chiamato e stavo al turno, non ho potuto rispondere. Siamo sempre incasinati, porca miseria. Mia sorella faceva, studiava danza classica nella Accademia all'Aventino, una meravigliosa accademia di danza classica che era tenuta da una coreografa russa bravissima che si chiamava Hiarushkaya. Tra l'altro, per inciso, al volo me la devo dire, Hiarushkaya, perché lei era profuga, era scappata dalla Russia, quando è arrivata non aveva documenti in Italia, e allora all'ingresso in Italia ha detto: vabbè, ma lei come si chiama? E lei continuava a dire: io sono russa, Hiarushkaya. Hiarushkaya, e gli hanno scritto, e lei ci ha avuto i documenti che ho scritto Hiarushkaya, e si è chiamata Hiarushkaya tutta la vita, per cui si andava dalla Ruskaya. E insomma, vabbè, mia sorella studiava danza classica lì, e andò un giorno Franco Rossi, uno straordinario regista bravissimo, a cercare dei ragazzini e delle ragazzine, in quel caso ragazzine, che gli servivano, perché stava per fare un film bellissimo che si chiamava Amici per la pelle, un film sulla difficoltà giovanile che finiva in modo drammatico con il suicidio addirittura di uno dei ragazzini di 13 anni, e andò lì appunto all'Accademia all'Aventino a scegliere un po' di ragazzine per fargli poi fare un provino alla Titanus, che c'era all'epoca, la Farnesina, oggi non esiste, non più. Esiste più, c'è un meraviglioso residence, all'epoca c'erano gli studi della Titanus Farnesina. Mia sorella andò a fare questo provino, mia madre per accompagnarla non sapeva dove lasciarmi e si è portata appresso me, che avevo 4 anni e mezzo. Arrivato là, mentre mia sorella faceva questo provino, dal quale non sarebbe uscito nulla, poi ha continuato a ballare, ha fatto poi la coreografa e così via, io piccoletto mi aggiravo molto curiosando così negli studi, e a un certo punto ho beccato un trovarubato, che è l'attrezzeria dove vengono messe tutte le cose che servono per fare un film, e c'è di tutto di solito nel trovarubato, e c'erano dei finti fucili francesi della rivoluzione. Io ne ho visto uno, pam pam, comincia a giocare, e l'ha detto, persona adorabile, mi lascia giocare, un ragazzino che sta là. Quando mia madre dice: beh, andiamo, io parto col fucile, e l'ha detto, dice: no ragazzi, non si può fare, ci ho fatto giocare, ma mo devi lasciare. Scoppio in un pianto dirotto, disperato, passa una macchina, a bordo della macchina c'era un altro regista italiano bravissimo, si chiamava Luigi Zampa. Porca miseria. Che mi vede e mi dice: bambino, stai tranquillo, non piangere, ma che è successo? Chiede a mia madre. Tranquillo, questa sera ti mando io a casa un fucile. La sera a casa mia arrivò un autista della Titanus,
con un fucile bellissimo che mia madre ha conservato tutta la vita, giocattolo coi tappi, e il fotografo della Titanus, perché la Titanus stava preparando il primo film di Nanni Loi regista. Serviva, che era un ruolo tra l'altro importantissimo, un bambino piccolo, 4-5 anni, che non riuscivano a trovare, e Zampa gli ha detto: fate due foto a sto ragazzino perché c'ha una faccia. È venuto il fotografo, mi ha fatto le foto e ho cominciato così. Ho fatto il film di Nanni Loi, poi ho fatto il film con Zampa, poi ho fatto Marcellino Panevino in teatro e poi in televisione, poi ho fatto tre film in Austria e in Germania, e facendo il film in Austria e in Germania, doppiandomi poi in lingua italiana, perché avevo recitato in tedesco, conobbi Giulio Panicali. Aspetta un attimo, aspetta, adesso parleremo anche di Panicali. Cioè, tu sei andato in Germania a quanti anni? 8. E avevi delle battute in tedesco? Non era una battuta, era un copione intero. Sì. E come hai fatto? C'avevo una interprete molto brava, la signora, ancora mi ricordo, Irene Oberberg, simpaticissima. In realtà io, avendo fatto nell'arco di un anno tre film là, alla fine parlavo tedesco io, proprio nei negozi. I bambini imparano presto, spugne. Parlavo tedesco, sì, assolutamente. Che meraviglia. Nel terzo mi sono doppiato in tedesco. In Germania mi sono doppiato in tedesco. Perché già avevi iniziato a fare doppiaggio perché in Italia. Perché nel primo film ero venuto in Italia e mi ero doppiato con Panicali alla Fonoroma. Ma tu ricordi di questo incontro con Panicali alla Fonoroma? Sì. Ricordi questo primo turno di doppiaggio? Io, quando mia figlia piccola è entrata nella sala di doppiaggio, ha fatto una cosa stranissima. Si è messa a girare intorno al leggio a cercare di capire che cosa fosse. Poi c'era il panchetto dove devi salire quando sei piccola, no? Si è messa sul panchetto e ha iniziato a guardare quello che aveva intorno. A te è capitato una cosa del genere? Mi hanno spiegato, io con molta tranquillità sono andato là. Poi, tra l'altro, dopo poco mi portò un attore col quale avevo lavorato, che era un socio della CDC, Loris Gizzi, a farmi conoscere anche da altri direttori, e mi portò a fare un provino proprio con Savini. E Savini stava dirigendo un film, sempre a Fonoroma, di Jerry Lewis, per cui c'era Carlo Romano, che doppiava straordinario Jerry Lewis. E mi ha detto: va bene, bambino, sì, sempre con questo accento bolognese, Savini, sali sul panchetto. Io sono andato là e ho detto: ma questo è un signore grande, io sono un bambino, non ti preoccupare, di le battute. Ho detto le battute, sono piaciuto. Carlo Romano, che era lì a sentire, dopo una settimana mi chiamò subito a fare un film. Che meraviglia. A Via Margutta. Questo, vedi, quello che manca oggi, cioè il fatto che tu vedi un attore, un bambino, un adulto bravo e lo riesci a chiamare al volo. Oggi, col fatto che non possiamo entrare in serie di doppiaggio, che gli attori non possono farsi conoscere, che comunque mandi degli showreel, che poi forse non so che idea c'è dello showreel, ma per me lasciano un po' tempo che trovano. No, io gli dico sempre: non me li date, perché tanto. Perché lo showreel è il risultato finale, ma io che ne so quante c'è volte messo. L'hai fatta, capito? Non solo, ma quante volte ti sei preso un pezzo che ti piaceva, l'hai fatto con un pezzo che conoscevi, già doppiato in italiano, quindi hai sentito come l'hanno fatto. Nel nostro lavoro, nel lavoro dello spettacolo in assoluto, non soltanto nel doppiaggio, il tempo è un elemento determinante, non è una cosa che non ha senso. Io continuo a dire, se ci pensiamo un attimo, allora, c'era una volta in America Sergio Leone, 57 settimane, compresi i sabati, di girato, record del mondo di pellicola utilizzata, 6 mesi fra doppiaggio e mix. Risultato: Schindler's List, 4 settimane di girato, 4. Alla fine mi domando: quale dei due è un capolavoro? Perché devo tener conto del fatto, certo, che non è costato quanto è costato quell'altro. Non ci sono stati tutti i mezzi. 4 settimane. Certo. 4 settimane. E fai quel capolavoro. Allora, il tempo è un elemento determinante. Quindi, se tu una scena, un anello, ci metti un'ora e poi me lo dai fatto, e se quell'altro invece lo capisce, lo interpreta in tempi molto più rapidi, uno showreel non me lo dice questo, certo, non hai mi ragione. Dice come hai fatto a ottenerlo. Però si riusciva a lavorare immediatamente, cioè quanti, sì, di noi, quanti attori sono andati a fare un provino e 3 giorni dopo è arrivata la telefonata che ti metteva... Guarda, giorni fa a cena parlavamo, cena di compleanno proprio di Daniele, sì, mio figlio, e fra gli altri c'era Marco Mete, che ci conosciamo da una vita. Marco, sono stato io a portarlo a fare doppiaggio, perché io l'ho conosciuto facendo delle cose con lui in televisione, e lui mi diceva proprio quella sera: io mi ricordo all'epoca tu mi hai portato, io sentivo Rinaldi, Barbetti, Amendola, potevo entrare con te in sala. Oggi non è possibile, certo. Oggi questa cosa non,
non c'è, a parte che non c'è più nemmeno Rinaldi Barbetti Amendola, però non c'è nemmeno la possibilità di venire. Ai ragazzi mi dicono come fare, io dico guarda, vediamo se troviamo uno stabilimento in cui c'è amico, la possibilità, nel amico entrare, nel sì. quale anche se non devi lavorare, ma è molto complicato perché poi ovviamente in questo periodo storico c'è un'attenzione a tutto quello che può accadere, stanno tutti le orecchie tese, e poi cui... non solo Covid ma privacy, no, ci hanno ammazzati veramente. La privacy è stato un disastro, cioè, noi abbiamo anche necessità di ampliare il nostro parco voci e quindi dovremo trovare secondo me una maniera, che adesso forse non la troviamo ma la dovremo trovare. È il momento della clip misteriosa. Allora, cosa ho combinato io a Massimo, un po' quello che combina tutti quanti, gli ho trascritto una clip da un suo doppiaggio e questa è l'unica cosa certa che voi sapete, perché ve la reciterà male. Ci sono anche dei colleghi che si sono un po' risentiti, hanno detto ma io ho fatto una bella interpretazione, tu me la fai fare male. Ho detto vabbè, è un gioco, giochiamo insieme, anche perché tra l'altro io ho la clip e quindi poi la facciamo anche sentire la clip. La dico in italiano? In italiano, sì. Pulito? In italiano pulito. Non vuoi un accento, una sporcatura dialettale di qualcosa? Guarda, fai tu, io ti lascio carta bianca. No, io dico ma anche per confondere un po' di più le idee. C'hai ragione, cerchiamo di confondere un pochino, anche perché questo li sa fa tutti, cioè io sono capace ma lui veramente sì. Allora fammi preparare la basetta giusta così sei preciso. Signore e signori, solo su WhatsApp al 328 79 48 796 dovete capire da dove tratta la clip misteriosa di Massimo Giuliani. Non ti ho tradito, dico sul serio, ero rimasta senza benzina, aveva una gomma a terra, non avevi soldi per prendere il taxi, la tindoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio. No, mi sembra... Io ti vorrei far vedere che cosa sta succedendo qua. Ecco, hai detto una parola, alla prima parola è arrivato. Vabbè, diciamo... Ne ha dette tre, era abbastanza... Siamo stati buoni, dai, siamo stati buoni, dai. Questa sera vincerete il primo che indovinerà una foto autografata, ve la faccio autografare in diretta a Massimo Giuliani vestito. Quindi, non è sì sì cosa, sì sì, non è una cosa, non è niente, no, di, no, che, niente no, di tremendo, normale. Sai che facciamo? Facciamoli votare perché si stanno scalmanando. Yes, sono proprio yes. Scalmanati e andiamo col terzo brano musicale. 1, 3 o 5? Allora, perché mi ripongo, mi fa aprire un discorso bello anche. Yes, questo. Numero 3. Numero 3, lo vado a caricare. Pezzone tremendo, perché l'hai portato? Parte? C'ho 19 secondi d'intro, quindi se vuoi possiamo... Chiacchiero. No, 19 sono pochi, direte chiacchiera prima e poi lo facciamo partire. Va bene, allora... non solo, poco. Sì, non solo per l'amore folle che ho per il cantante, purtroppo scomparso troppo presto, che è Freddie Mercury, ma perché il titolo di questa canzone è un titolo che riguarda molto il mondo dello spettacolo. Come no? Il titolo è Show Must Go On, ed è una delle cose, devo dire la verità, pur amando alla follia questo mondo, che non ho mai accettato. Ah, non l'accetti no, tu? No, non l'ho mai sopportata. Io l'ho vissuta in prima persona in condizioni... Nel 1968 io faccio Vita col padre con Stoppa e Morelli, Eliseo, e poi tournée in tutta Italia. Fra i vari attori presenti all'interno dello spettacolo c'è Nora Ricci, bravissima attrice. Nora Ricci che fa un ruolo meraviglioso, il ruolo della zia Cora, che è una pazza, che ride, come entra in scena ogni volta come una pazza, ride, fa casino e poi va via come una pazza e così via. Noi eravamo a Bologna e alle 4, alle 3 e mezza del pomeriggio comunicano a Nora Ricci che la figlia è morta. Mamma mia. Figlia che lei aveva con Francesco Rosi, il primo matrimonio di Francesco Rosi, una figlia che aveva tra l'altro problemi di salute e che in un incidente in macchina col padre è morta. Alle 3:30, le ricordo con assoluta proprio chiarezza, sono quelle cose che non potrei dimenticarti nella vita.
Le si avvicinò, Paolo Stoppa l'abbracciò, Nora, Norina cara, le disse e la strinse mentre lei era disperata e le disse: stai tranquilla, ti porta a Roma in macchina il mio autista, tranquilla, partite subito dopo lo spettacolo e vai a Roma. E io rimasi, ma no, basito. Come dopo lo spettacolo? Cioè, è morta la figlia e tu gli dici che parte dopo lo spettacolo. La cosa clamorosa, ancora più clamorosa, che lei disse va bene. Lei entrava in scena la prima volta mentre c'ero solo io sul palcoscenico, perché avevo finito un dialogo con Stoppa che usciva, rimanevo io ed entrava lei ridendo da fuori campo. Io finisco la scena con Stoppa e continuo a dire: io che faccio adesso quando lei non entrerà in scena, perché non ce la farà, e io che faccio da solo, non, che faccio, chiamo papà Stoppa perché faccia lui qualcosa, non sono in grado. E mentre io faccio questo pensiero, parte lei con la voce da fuori ridendo come una pazza, entra e fa, io non ho mai recitato così male credo in vita mia, e fa questa scena con me, io ero allibito. Quindi ha fatto la scena come da copione? Lei ha fatto tutto lo spettacolo come da copione, si è chiuso il sipario, è svenuta, presa, portata a Roma e il giorno dopo è tornata. Allora, show must go on, scusate, non me ne frega un cazzo, cioè non si può, dai. Va bene tutto, ma c'è un limite a tutto. Perdiamo veramente contatto con la realtà, forse, vero? Perdiamo contatto con la realtà. Forse adesso, e questa è una delle cose, delle grandi compagnie che adesso forse ci sono dei riguardi maggiori. Forse. Forse sì, ma all'epoca era veramente spietato. Assolutamente. Questo era un po' come, ti ricordi quando dicevano, tu entri in sala di doppiaggio, chiudi la porta e fuori hai lasciato tutto, e dentro la sala di doppiaggio tu sei a servizio dell'attore che stai doppiando. D'altronde tutto è stato mutuato dal teatro, alla televisione, alla radio, al doppiaggio, tutto quanto, perché era da lì che si arrivava. E quindi, signori, una testimonianza incredibile, per un pezzo eccezionale, perché poi lo senti e ti viene voglia che lo show vada avanti veramente. Scritto perché già sapeva. Perché tutto. Già sapeva, certo. E quindi con la consapevolezza assoluta. Queen, Show Must Go On, The Show Must Go On, in diretta alle 21.51 su Radio Cigliano. Adesso stanno riprovando. Stanno riprovando a ricostituire il gruppo, a trovare un cantante, ma dai, una voce unica, pazzesca. Io mi sono visto il film e devo dire che a me non piacciono i biopic, nemmeno a me molto. Però lì, quando c'è stata la ricostruzione del Wembley, che io avevo visto bellissimo, in televisione, incredibile, su Music Television, sembrava vero, ma e io sono stato a piangere come un vitello al cinema. Sì, che per quello che so hanno lavorato molto sulla storia, raccontando cose che non erano poi così vere, insomma, tutto sommato, però vabbè, hanno fatto un film e quindi quando si fa film e non fai la realtà. Sì, però io dico sempre che lo volevi un po' più vero tu, eh? No, io dico che se faccio un film che è la storia di Alessio e non poi posso raccontare quella di Franco, no, certo. Poi non te posso mettere fa cose che tu non hai mai fatto, è in vero, vita tua, è vero. Allora faccio la storia di Pierluigi, che è un'altra cosa inesistente, mi invento quello che mi pare. C'è anche da dire una cosa di quel film, che io mi sarei aspettato un po' più di fuoco sul processo creativo delle canzoni dei Queen, che stato, sono invece no, un attimo hanno fatto vedere le biglie buttate, quelle cose là, però poi sono andati sulla vita di Freddie Mercury, che sì, può essere interessante, ma anche no. Nel senso, io sono andato a vedere un mito, e il mito cosa faceva nella camera da letto, no, o nei festini di non droga, non mi riguarda. Mi piace invece vedere come andavano a lavorare quando si chiudevano un mese, sì, in sala di registrazione, esatto, in una città lontana perché non volevano stare a Londra e partivano, andavano in Germania o da altre parti e si chiudevano un mese, stavano un mese a lavorare, a scrivere, a pensare. Massimo, è sempre quello. Da noi ci piace sapere il processo creativo delle, certo, cose. Noi non ci interessa vedere, certo, il risultato o il pettegolezzo, che ci frega del, no, pettegolezzo. Interessa. A noi ci interessa il processo creativo. Vediamo se riesco a beccare qualche ma guarda la gente che c'è qua, veramente tanta che si è collegata. Che onore, dice Sasha da Zurigo, vedere un grande del doppiaggio, un pezzo di storia, un maestro. Che serata al 100% godibile. Signor Giuliani, com'è stato dirigere, chiede Paolo, Gigi Proietti nel film Hitchcock? È stato meraviglioso, insomma, io avevo purtroppo una vecchia conoscenza con Gigi, ci avevo lavorato in televisione, ho fatto tante cose con lui. A Gigi non andava nemmeno più tanto di fare doppiaggio, però quando arrivò a questa cosa io gli dissi: dai Gigi, se famo due risate, vieni. E Gigi era non solo uno straordinario
artista, ma era uno straordinario professionista. Porca miseria. Quella era una lavorazione molto difficile. Tra l'altro Hopkins si era inventato un modo pazzesco, molto lontano dall'Hopkins originale, insomma quello che tutti noi conoscevamo, e quindi era difficile andare a trovare delle modalità, delle sonorità, degli odori, degli umori che lui aveva trovato così bene. Però Gigi era uno al quale facevi rifare la scena 20 volte e quando alla 21esima dicevi è buona, lui si girava e ti faceva: sei sicuro? Ma non è che ne vuoi fare un'altra? Cioè, bello. La grandissima che professionalità, bello. Grandissima professionalità. Io ho un ricordo meraviglioso di Gigi. Tra l'altro, l'ultimo doppiaggio l'ha fatto con me, già stava molto male, purtroppo. E infatti mi ricordo, siccome era tra l'altro, per fortuna, una voce narrante di tutto il film, e l'abbiamo fatto doppiare sempre seduto perché... Aspetta un attimo che rientro in radio. The show must go on, qui su Radio Cigliano. E se siete in radio è bello perché ascoltate bene tutte quante le canzoni, ma ve state a perdere Massimo Giuliani dei Fuori Onda, che è qualcosa di incredibile. Quindi lo so, purtroppo sono cose che succedono. Io vi chiedo di fare un po' avanti e indietro, perché nei Fuori Onda succedono cose. Allora, senti, io devo vedere una cosa, perché non vorrei aver fatto una cazzata. No, non l'ho fatta. Vedi, questa è la cosa bella e questa è la cosa che mi piace sottolineare, perché ne ho fatte tante ultimamente. Allora, abbiamo la fotografia del vincitore del contest. Io intanto ti chiedo, Massimo, da dove è tratta la clip che hai recitato? Blues Brothers. Mamma. La famosa scena, l'unica scena in cui io, perché dico sempre, allora, piccola parentesi iniziale, prima di doppiare il film, il responsabile della distribuzione, che era Sergio Feliciati, ce lo fece vedere a me e a Piero Tiberi, che non succedeva sempre. No, Pierino, un bacio. Pierino, dovunque tu sei, un bacio, ciao. E ci fece vedere il film e alla fine del film venne da me, bellissimo, e mi disse: che ne pensi ma di sto film? E io ho detto: guarda, se il film è straordinario, questi due sono due geni assoluti, ma secondo me è un film troppo intelligente, questo non fa una lira. Pensa quanto ci avevo preso. Io ho detto: questo non fa una lira, sto film, perché si vedeva subito che erano due geni. Per chi non sa che cos'è o non si rende conto, perché a volte noi non ci rendiamo conto delle cose, il cinema è basato quasi esclusivamente, soprattutto il cinema americano, su questa parte, sugli occhi, sulla capacità con gli occhi di raccontare, esprimere, emozionare. Te metti in quel film da sole. Non si levano mai gli occhiali da sole, mai, sono due fenomeni. Fare un film senza usare gli occhi, e l'unico momento in cui lui si leva gli occhiali è quando dice alla ragazza ti ho tradito, dico sì, sul serio, che gli fa lo sguardo da cerbiatto, la bacia, la butta per terra e dice andiamo e ripartono. L'unico momento del film bellissimo in cui si è levato gli occhiali. Vabbè, pazzesco, un film di una genialità, pazzesco. Quindi avevi la sensazione che fosse un capolavoro? No, mentre lo doppiavate? Assoluto, però ero convinto che non avrebbe fatto una lira. Ho detto: troppo intelligente, sono troppo geniali questi, c'hanno delle... No, questo non fa una lira. Io ho detto: Sergio, mi dispiace ma non fa una lira, pensa a te. Allora, chi è stato a indovinare è stato Gabriele da Pisa, che sembra un pittore, ho detto così. Gabriele invece... da Pisa è un'opera tarda romanica di Gabriele da Pisa. Ma Gabriele, tu lavori in un ospedale, perché mi sembra di vedere, perché se lavori in un ospedale, io e credo anche Massimo, parte un applauso, sì, per tutto il mazzo che vi siete fatti. Mamma negli mia. Ultimi due anni, veramente. Quindi forse me l'hai anche detto, ma non me lo ricordo. E Gabriele, allora io direi una cosa, ti lasciamo ancora un attimo in onda, perché io... voi siete sicuri che sia stato Massimo Giuliani a doppiare i Blues Brothers? Sentiamo. Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! L'apoteosi, la meraviglia, veramente, la meraviglia. Quanto vi siete divertiti? Da morire. Poi si lavorava rigorosamente insieme. Assolutamente. Con dei testi, devo dire, l'adattamento italiano. Non vorrei sbagliare, ma
se non sbaglio era di Sergio Jacchieri. Credo, perché era lui, in quel periodo li faceva tutti lui ed era straordinario. C'erano delle battute che erano delle cose strane in quel film, era una cosa pazzesca. Mi sa che è partito un pistone. Credi che torna? Dici che torna? No, meraviglioso, veramente meraviglioso. Signori, questo è una parte di noi, veramente, perché questo è uno dei film, credo che sia uno dei 100 film consigliati che ti devi portare dietro, che devi vedere, Hall of Fame e tutte quante queste cose. Probabilmente sì. Probabilmente. E questa è una delle battute che rimangono nella storia del cinema, non so, francamente me ne infischio, sì. Io ne ho viste cose che voi umani... E le cavallette e le scatenate dell'inferno, sono quelle là, sì. È una responsabilità essere stato uno di quelli che poi vengono ricordati per le battute che ha fatto all'interno della cinematografia mondiale. È un piacere, quello sicuramente è un piacere, perché, sì. Insomma, tutto sommato, sapere di essere rimasto legato a un attore che ha avuto una carriera troppo breve, poveraccio. Porca miseria, da lì a poco poi, sì. Da lì veramente a poco. Ha fatto allora, altri due film, basta. Gabriele da Pisa, noi abbiamo qui la fotografia, ve la faccio vedere, quella che abbiamo usato per la locandina di Massimo Giuliani. Io ti do la penna, puoi scegliere uno dei colori che vedi là sopra. Forse sul nero qua. È meglio il giallo. Sì, il giallo, esattamente, e poi dedicare... mettiti comodo, puoi dedicare a Gabriele da Pisa il tuo non scrive come ecco, si aspetta, fa? aspetta, c'è da fare così e adesso dovrebbe scrivere, guarda un po', sì, scrive rosso. Beh, puoi anche cambiare il colore se vuoi, ma va bene pure il rosso, si vede bene anche quello. Siete in diretta su Radio Cigliano alle 22 spaccate, dopo cena con Massimo Giuliani, una puntata da vedere, una puntata da rivedere su YouTube, lo potete rivedere esattamente dalla fine della puntata, siamo anche in diretta lì, siamo in diretta su Twitch, ma su YouTube la potete rivedere in alta qualità, quindi vi consiglio di andarla a vedere. Ecco, questa è la fotografia. Gabriele, la otterrai nella tua casella postale di WhatsApp alla fine della diretta, quindi come dico sempre, poi vi manderemo anche il selfie di giornata, quindi mi raccomando, non lasciate sonoro il vostro telefono se lo lasciate acceso di notte, perché vi mando i messaggi. Io sono nuovo di ci abbiamo 10 minuti e quindi voglio introdurre una cosa che secondo me qua chiudiamo a Saracinesca e continuiamo a parlare a oltranza. Io quest'estate ho parafrasato la sigla di nuovo Tante Scuse per fare il promo della radio. Siamo andati con i conduttori, l'abbiamo girata in un bosco, la sigla di Sandra e Raimondo che scorrono, corrono, corrono, e poi lei o cade in una buca o vola, sbatte contro un albero, le fa di tutti i colori. Io non so neanche da che parte cominciare, Massimo, cioè com'è stato vivere quelle stagioni con Sandra e Raimondo in una delle trasmissioni che forse probabilmente sono ricordate per essere capisaldi della televisione italiana? Allora, lì ci fu innanzitutto un lavoro straordinario autorale, non ci sono più gli autori, oggi si comprano i format, sì. Basta. Un lavoro autorale geniale, perché fra Vianello, Terzoli e Weimegger, i tre autori, per la prima volta pensarono a fare questa cosa di raccontare il dietro le quinte di uno spettacolo di varietà e si inventarono questa serie di personaggi. Questo è l'incipit. A tutto questo devi aggiungere una carica umana devastante di Raimondo e Sandra, che sono due persone che io ho amato, non potevi non amarle follemente, che ho amato tutta la vita, che continuo a amare, che continuo a ricordare con un affetto pazzesco. Due persone che erano capaci di insegnarti senza farti vedere che ti insegnavano, che erano capaci di aiutarti senza farti vedere che ti aiutavano. Raimondo era un comico, guarda che è difficile che un comico accetti che chi lavora con lui faccia ridere. Nessuno, mai. Quando noi in prova, se mi veniva una battuta, lui faceva, oh, questa dilla poi quando registriamo, non fa che non la dici perché qua prendi la risata. Mi raccomando, cioè era una cosa... Generoso? Generosissimo. Però generoso anche per lo spettacolo, cioè lui voleva che lo spettacolo fosse al top, no? Generosissimo. Noi il primo anno abbiamo iniziato in un certo modo, man mano che andavamo avanti si era costruito questo gruppo, noi quattro, che erano Raimondo, Enzo Liberti, Tonino Micheluzzi e io,
il gruppo di quelli che stavano sempre nella trasmissione insieme a Raimondo, e man mano che andavamo avanti si era creata una tale complicità per cui noi che facevamo normalmente in prova dicevamo quello che c'era scritto, ma ognuno di noi pensava a che cosa avrebbe aggiunto di suo in modo da sorprendere gli altri, e alla fine venivano fuori le registrazioni con delle cose pazzesche. Fu famosa uno sketch che facevamo in Noi No, che è l'ultimo della serie, vestiti di nero nel cabaret, quello tedesco, con la bombetta rigorosamente in bianco e nero mentre lei faceva la parte a colori, Sandra. Noi in prova facciamo questo sketch che in prova dura 9 minuti, lo andiamo a registrare, alla fine della registrazione scende dalla regia Romolo Siena e fa: allora, dura 21 minuti, io non posso tagliare niente perché c'è da sentirsi male dalle risate. Adesso gli fa Raimondo: tu mi dici che cosa levo, il balletto, l'ospite musicale, perché questo non si può toccare. Devo togliere un altro pezzo, sì, un altro sketch. Da 9 è durato 21 minuti, no, perché andavamo a raffica uno dopo l'altro. Ultimamente... Ma come facevate a tenerla per tutto... Quelle, veramente... Ce n'è una meravigliosa che è andata anche recentemente su Te che Te, e si vede benissimo che stiamo tutti ridendo. Però siccome la scena era ambientata in un cimitero per un funerale, facciamo tutti finta di piangere, ma si vede che stiamo a sbellicarsi dalle risate perché era un continuo di battute inventate uno appresso all'altro. Lui e Sandra erano nella vita quello che vedevi là, cioè l'umorismo pazzesco. Io racconto sempre, cito sempre 2 o 3 cose. Allora, Raimondo nel 70 viene operato di un tumore al rene. Nel 70, che ne sai, come ancora non si sa, lui conservava addirittura una copia del Momento Sera, giornale romano dell'epoca che usciva alla sera in edizione rosa, con scritto in prima pagina: morto a Roma Raimondo Vianello, e lui l'ha conservato per tutta la vita. Lui prima dell'operazione va dal direttore della Rai e gli dice: so che state preparando il coccodrillo per me. Per chi non lo sapesse, il coccodrillo è il pezzo di ricordo di un personaggio importante morto, e viene preparato il coccodrillo per tutti i grandi personaggi, perché se domani ne muore uno, già domani ci sono 8 pagine su qualunque, perché sono già tutti preparati in precedenza, certo, no? Certo. Sulla vita, le opere, certo, così. Sono già pronti. E lui fa: so che state preparando il coccodrillo per me. Spallidisce il direttore della Rai, perché era vero. Gli fa: no, ma balbettando, dice: no, ma signor Vianè, no, ma che no, lo so, fa lui, lo so lo state facendo, lo faccio io, cioè, come lo fa lei? Sì, mi date una telecamera, mi date la telecamera e mi to la davanti e faccio: signori e signori, buonasera, sono morto, altri vi diranno come, quando, ora vi parlerò un po' di me, nacqui nel lontano, ma genio. E quello gli ha detto: è macabro, e non gliel'hanno fatto fare. No, non gliel'hanno fatto fare, ma un genio assoluto, è genio. Ma si può ridere anche della morte, ma che, cioè, siamo a, sì, ridiamo. Quando vai a ridere della morte, quando non ti fai problemi, quando non stai a muoio, mi faccio il coccodrillo. Ma chi lo fa? Ma lo farebbe? Nessuno. Questo umorismo nero terrificante, perché in alcuni casi era terrificante. Era un giorno, noi stavamo lavorando ed era di nuovo tante scuse, perché eravamo non al Del Vittorio ma allo Studio 1 a Via Teulada. Una domenica va a trovarlo a casa il fratello, generale dell'aeronautica se non sbaglio, Roberto. Gli viene un infarto e muore. Ah. Il lunedì noi lavoravamo, per cui noi arriviamo a Via Teulada, andiamo tutti a Raimondo e diciamo: Remo, non ti preoccupare, lavoriamo, no, meglio, non ci penso, mi distraggo, lavoriamo, no, vi ringrazio, ma lavoriamo. Dopo 5 giorni, mentre io cammino nel corridoio dei camerini, passo davanti al suo camerino e Raimondo fa: Massimo, e la vi dire, ridendo. Io entro, dico: Remo, dimmi, guarda, mi fa vedere una busta. Dice: vedi, è della Croce Rossa, perché sono intervenuti, ma era già morto Roberto, però sono intervenuti, e però vogliono, capito, l'indennizzo perché sono intervenuti, però guarda, la lettera l'hanno mandata al morto, a Roberto Vianello. Ah, io non pago, che faccio? Che fanno? Pignorano la bara? Ah, ridendo. Era morto il fratello 5 giorni. Io non pago, che fanno? Pignorano la bara. E rideva solo lui. No, beh. Solo lui. Solo pazzesco, lui. Però grande maestro, grande. È quello che dico, cioè comunque alla fine fare questa trasmissione, che io non so veramente se voi avete, io chiedo sempre se quando uno ha fatto la cosa si rendeva conto di quello che sarebbe diventata, cioè se lo capivate. Si capiva, si vedeva. Vedevi, perché lui era...
lei straordinaria, ma lui era una cosa devastante, cioè lui non... Io ho avuto la fortuna, io sono un privilegiato, lo dico sempre, perché se penso che nella mia carriera ho lavorato con Sordi, Manfredi, Mastroianni, Tognazzi, Volonté, Enrico Maria Salerno, Paolo Stoppa, Gino Cer, cioè ci ho avuto culo, perché lavorare con tutti quei, Gigi Proietti, Enrico Montesano, cioè col GOT, ho lavorato i tempi comici di Raimondo Vianello erano una cosa mostruosa, cioè lui era capace, come fa il grande comico, di farti ridere non sulla battuta ma sul tempo della battuta, perché la vera comicità è quella. La comicità è sono tutti bravi a scorreggiare, a fare una buzzetta, a fare una non una bernaccia. Non ha mai detto una parolaccia in vita sua, infatti, non aveva bisogno. Infatti non aveva bisogno, non c'era bisogno all'epoca di dirlo. Ti faceva ridere. Poi sì. Era straordinario, ma i tempi comici di Raimondo erano una cosa di dire vabbè, me lo scrive. E c'era questo affiatamento fra lui e Sandra, uguale come lo vediamo nell'intervista. Assolutamente così, si adoravano. Vivevano uno per l'altro, ma era questo continuo battibecco continuo. Lui, io mi ricordo una delle ultime volte che l'ho visto giocando un derby del cuore a Milano, Inter Milan, ci siamo incontrati negli spogliatoi. Raimondo, Massimino, ciao Massimino, madonna Massimino, sei invecchiato, allora pure io, e dico beh Raimondo, il tempo passa. E Sandra come sta? No, non me ne parla Massimo, non me ne parla. Dico Dio, sta male? No, sta bene purtroppo, non me ne parla. Cioè lui è un continuo, non smetteva mai, non si rilassava mai, era un continuo prendere per il culo tutti, giocare su se stesso per primo. La sua capacità di prendersi sempre per il culo è... Sai, deve essere un grande per poterlo fare. Sì, devi essere un grande. Devi essere un grande, devi essere con la mente come erano i grandi dell'epoca, i grandi capicomici, i grandi attori che riuscivano a portare qualcosa di loro all'interno dei personaggi, riuscivano a farli vivere attraverso qualcosa che forse oggi c'è un po' di meno. È tutto un po' più costruito male, come dici tu. C'è poca forza autoriale in giro, capace di scrivere bene, e allora poi devi per forza, come dico, fai le puzzette, fai la pernacchietta, dici la parolaccina e la gente ride. E ridi tu. Cosa però terribile. Era comico che ride della propria battuta. È tremendo. Perché vero? Dice: non vorrei che non avessero capito che devono ridere. Sì. Allora ci rido io per sicurezza. No, è pazzesco. Ormai è sdoganata anche quella, ma io all'inizio rimanevo un po' così. Ma quindi lui scriveva insieme a Terzoli e Vaime, sì, quindi sì. Un parterre eccezionale. E voi avevate anche la possibilità di intervenire, mi hai detto, quindi metterci qualche cosa. No, loro di dicevano, ma quello che era ti viene fuori, se è carino... Un collettivo quasi. Certo, se è carino aggiungi, va benissimo. Il Sorvianè nacque così, non era scritto. A me mi viene a dire, Sorvianè lo toccavo, lui non mi toccare, non mi toccare. E nacque così sto Sorvianè, perché mi è venuto una volta in prova. Che poi divenne scrittura, però poi certo, l'avete creato certo, in quella maniera. Lui mi ha detto, falla questa cosa, ti dimentica, falla perché fa ridere, è carina. E lui, se facevi una cosa carina, ti diceva, falla. Comunque questa è una cosa bella, e la cosa bella vuol dire mettere il... se stessi e il testo a servizio dello spettacolo e non il contrario, no? Ma lui era che poteva avere gelosie, che potevi rubare spazio a lui, no, era impensabile. Certo. Lui giustamente pensava allo spettacolo, a dare il risultato migliore possibile. Però quindi... forse era una persona serena, perché anche questo aiuta, no? Cioè aveva una serenità di base che gli dava la possibilità di non avere nessuna invidia, nessuna paura. Sì, non capito? Ce l'aveva. Dal punto di vista professionale, lui si trasformava sul campo di calcio, è meraviglioso, ci ho giocato 2 anni nella sua squadra, sul campo di calcio era una cosa, a parte che giocava a pallone non puoi capire come, credo, non voglio sbagliare, ma Raimondo è stato l'unico convocato nella nazionale militare italiana senza essere un giocatore di calcio professionista, ma pezzo. Giocava benissimo. Poi per lui una grande passione il calcio. Innamorato pazzo, sul campo ma litigava con tutti, mandava fanculo arbitri, faceva delle cose. Rimase storica una partita, mi pare giocammo a Spinaceto, e siccome stavamo vincendo hanno cominciato a tirarci la roba dalla tribuna, l'arbitro si è messo paura, si è impaurito, per cui non finiva mai sta partita, è arrivato al 94esimo da un calcio di rigore inesistente, e dopo 2 minuti un gol in fuorigioco di 8 metri. Una cosa scandalosa, ma perché ci aveva paura? Finisce la partita, è bellissimo, e Raimondo gli sta vicino e fa, ti posso dire una cosa? Stronzo. Quello guarda un attimo,
prende il cartellino e mi fa: no, non sto parlando all'arbitro, l'arbitro bravo, l'uomo stronzo, l'arbitro bravo, l'uomo. E questo che continuava a fare il gesto, andava con la mano là e poi rimetteva, perché io dicevo: no, l'arbitro, no, non parlo l'arbitro, no, metti il cartellino, l'arbitro bravo. Come fai a ammonire e spellere? Stronzo. E infatti poi gli abbiamo detto: vabbè, Remo lì davanti al pubblico non ti ha fatto niente, ma motta arriva una squalifica, niente, non è stato nominato nel referto proprio. Però veramente aver potuto conoscere, non solo conoscere ma interagire e lavorare con persone di questo tipo, veramente è impagabile, assolutamente impagabile. Io parlerei e parleremo ancora con Massimo Giuliani per tutto il resto della trasmissione, ma è il momento del questionario di Proust. Allora, come ho già detto a Massimo, che, no, non è in scaletta questo, è quello senza scaletta. Ah, sono... senza scaletta, sì. È senza scaletta, questo sì. Andiamo così, un po' a braccio. Che cosa è successo? Nel fine dell'Ottocento, Proust era adolescente, aveva una amichetta adolescente e gli sottopose delle domande tratte da una rivista francese. Domande sulla sfera personale. Lui rispose e mise via il tutto. 20 anni dopo trovò, senza guardare cosa aveva risposto 20 anni prima, rispose di nuovo. E oibò, negli 800 scoprivano l'acqua calda. Che cosa si accorse? Che dava delle risposte diverse, perché poi 20 anni di esperienza nell'Ottocento erano tanti, erano importanti. Era una vita, forse anche due o tre vite nostre. E quindi era tutto, le domande erano, le risposte erano diverse da quelle che aveva dato. Quindi sono 15 domande che facciamo adesso a Massimo Giuliani. Ma mi posso appellare al quinto emendamento? Puoi fare tutto quello che vuoi, io sono con te, perché ti assicuro, quando in una puntata mi saltò l'ospite e dovetti farle io, c'era un altro che mi intervistava, alla fine ho detto non le faccio più, perché è un culo, io da questa parte è una figata, ma non è un culo. Vabbè, pazzesco. Se faccio una figuraccia abbiate pazienza. Ma su, assolutamente non credo. E allora, signore e signori, cambiamo basetta, mettiamo quella giusta, perché questo è il questionario di Proust per Massimo Giuliani. Massimo, il tratto principale del tuo carattere? La voglia di avere gioia di vivere. Il tuo principale difetto? Permaloso, da morire. La qualità che vorresti avere? Non essere permaloso. La tua occupazione preferita? Recitare. Cosa detesti più di tutto? La violenza. Cosa ti fa piangere? Quello che mi tocca il cuore. Cosa ti fa ridere? Quello che mi tocca il cuore. Dov'eri nella tua vita precedente? Secondo me... nel 700. Come percepisci il tempo che passa? Comincio a rodermi il culo. Cosa auguri al tuo peggior nemico? Al mio peggior nemico cosa auguro? Non te fa vedere. Quando hai provato una grande emozione? La nascita di mio figlio. Il tuo sogno di felicità? L'immortalità. Il tuo colore preferito? Blu. Cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Credici. Come vorresti morire? Senza soffrire. Il questionario di Proust per Massimo Giuliani alle 22.16 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con la trasmissione del giovedì, quella in cui parliamo di doppiaggio. Quest'oggi non solo di doppiaggio, perché Massimo è una delle persone, ma io mi ti ricordo, posso dire una cosa? Io mi ti ricordo alla sala fredda dove facevamo le riunioni sindacali là in fondo vicino Piazza Come Vittorio, no? Quando abbiamo fatto scioperi, grandi cose. Io mi ricordo che Massimo saliva a parlare e poi alla fine, quando andava via, diceva delle cose tremende, diceva delle cose vere, ma crude anche. Però poi io stavo sempre là e dicevo: a me mi fa ridere, Massimo, non so perché. Perché comunque c'hai una maniera di porti, una maniera di essere che non lo so, è bella, è vitale, è forte, veramente. Grande persona, grande attore, grande artista. Senti un po', sì. Molti si ricordano dei ragazzi della terza C. Anche quella una lunga situazione, giusto? Sì, molto divertente, perché era un'idea di Carlo Enrico Vanzina
si fece una puntata pilota che fu di, il regista fu chiamato a fare da regista per quella puntata pilota Neri Parenti, che poi mi chiamò per fare questa cosa e mi disse: guarda, non farò io la serie, però mi hanno chiesto di fare la puntata pilota, la serie la farà Claudio Risi, però mi hanno chiesto a me di farla. Abbiamo, c'è questo personaggio carino, ti devi inventare qualcosa di strano. E io dissi: ma perché allora non mettiamo anche un modo di parlare che stia fra l'umbro, il marchigiano, un modo un po', lo facciamo un po' pazzo, un po' così. Sì, sì, facciamolo così. Devo dire che i copioni erano scritti molto bene, cioè le sceneggiature erano molto divertenti. Quello che dicevamo, no? Molto, lo sceneggiatore che metteva mano molto bene. Molto divertente. Sì. Però in questo, avendo poi un rapporto precedente sia con Neri che con Carlo e Enrico, mi dissero: poi quando stai là fai come ti pare, poi aggiunge cose. E da lì in poi io praticamente prendevo spunto dal copione e il mio divertimento era che non mettevo mai gli altri al corrente di ciò che avrei fatto. E come facevi? Andavo a braccio. E ti stavano dietro, ti venivano e loro dietro. Venivano indietro e Fabrizio ogni bracconeri che faceva Bruno Sacchi prima di ogni cosa mi diceva: ah, ma te prego non mi prenda a schiaffi. No dai Fabrizio, ma te pare che te schiaffi. E punto lui, perché era bello, perché era di sorpresa e mi inventavo cose, andavo avanti a ruota libera con grande divertimento mio e tutto sommato anche della troupe. Ce n'è una famosa poi bellissima nello sketch che si trova tra l'altro ancora su YouTube, in questa cartoleria gli faccio una pippa di quelle gigantesche fregandogli i soldi, facendo una cosa tutto quanto. Durava tantissimo sta scena, era una cosa infinita che l'abbiamo rifatta 2 o 3 volte perché la macchina doveva fare una panoramica, non faceva in tempo a vedere il libro che avevo tirato fuori, le cose per cui la rifacciamo, e c'è quella volta che viene perfetta e sta venendo bene. Il problema è che noi giravamo in una cartolibreria vera che stava al quartiere Giardinetti a Roma, e a un certo punto quando siamo arrivati al finale squilla il telefono e vedo lo sguardo disperato, perché significava rifare un'altra volta la scena, e io vado avanti e dico: Carla, rispondi tu per favore che sono vinciato. E l'hanno staccato al volo il telefono e io sono andato avanti, abbiamo chiuso la scena e perlomeno non abbiamo dovuto rifarla, perché se no non sapevo. No vabbè, ma questa è la padronanza della scena, questa è la padronanza della scena, del proscenio, del palcoscenico, delle tavole, delle... Io dico una cosa, a me è sempre piaciuto fare questo lavoro. E la maggior parte delle cose che ho imparato le ho imparate guardando gli altri. Io a 8-9 anni facevo Romanzo d'inverno di Shakespeare, facevo il principino che muore alla fine del secondo atto. Io tutte le sere alla fine del secondo atto mi spogliavo di corsa, mi mettevo gli abiti civili, andavo in platea, mi guardavo il terzo atto, di corsa tornavo su, mi ricambiavo per i ringraziamenti e mia madre mi diceva: ma la sai a memoria? Io dicevo: devo guardare gli attori, devo guardarli, mi piaceva e c'avevo la passione, capito? C'avevo la passione, la voglia proprio che mi si portava via di stare là, di vederli. Ma se quella volta non fosse passata quella macchina con te che piangevi, adesso Massimo Giuliani che cosa avrebbe fatto? Forse avrei fatto il calciatore. Ah, questa era un'altra passione? Grande passione, io a 12 anni vado a fare il provino alla Roma e mi prendono perché ero bravino. Onestamente ero bravino. Qual è il problema? Vado a scuola, faccio l'attore, parto le tournée, il doppiaggio, le cose. Metteci pure il calcio. Mia madre mi dice: guarda, se può fare. Per cui dopo 3 mesi andai all'ufficio, che all'epoca la Roma aveva gli uffici a Viale Tiziano, andai a parlare con il responsabile del settore giovanile, era Del Moro, un signore anziano. Andai là e gli dissi con grande dolore, con le lacrime agli occhi, che non potevo continuare. È stato un dolore vero? Sì, sì, è stato un dolore vero. La mia salvezza è stata che poi, diventato grande, la nazionale calciatori mi ha consentito di fare... fare un po' quello che avresti forse potuto fare. Ho giocato in tutti gli stati d'Europa e d'Italia, ho giocato con Dio, ho giocato a pallone con Zico, con Falcao, con sta gente qua. No, e Giacomino Losi, che era l'allenatore della nazionale attori, che è stato allenatore anche in Serie A, ha vinto anche la panchina d'oro all'epoca quando allenavo a Bari, mi ha sempre detto, cosa che mi faceva molto piacere: se io t'avessi avuto quando tu c'hai 18 anni, tu diventavi un giocatore vero da Serie A, cosa che mi sarebbe sempre piaciuta. Quello sì, forse avrei provato a far calciare. Però diciamo che in qualche maniera le due passioni sei riuscito a metterle, sì, a portarle, sì, avanti, sì. Una un po' meno, in minore, sì, però sotto grandi ribalte, perché là è stata sempre l'azionario attori, sempre sotto grandi ribalte. Io ho giocato all'Olimpico con 80.000 presenti. Capito? 80.000. E com'è? Te prendo un colpo. Le senti sta marea di... Allora, la cosa bella è che noi non ci rendiamo conto, ma all'Olimpico
se tu stai in campo non ti senti fra compagni, devi urlare perché il rimbombo dello stadio è tale che non, a 5 metri non senti nulla. Mamma devi mia. Urlare come un po' da. E tu dici sono sempre incazzati, no, che non si sentono, se no questo un po' l'abbiamo imparato con la pandemia e gli stadi vuoti, certo. No, quando sentivi tutto e non sentivi mai sentito, certo. Quello che dicevano si parla, sono dovuti anche sta zitti, sì. Perché se non ti senti è un discorso, ma se tutti sentono la strategia, certo, se ne va, certo, a farsi, certo, fottere, capito, certo. Quindi, vabbè, ragazzi, eccezionale, veramente. Io ho ancora dei controselfie da farti vedere. Allora, guarda, questo è... partiamo dall'ultimo, che così... E poi vado non vado a fare i doppi. Lui è Ignazio da Palermo. Ciao, Ignazio da Palermo. Che ti manda il suo controselfie. Ma non solo quello, perché lui ti vede, ti fa un composite, ti vedi su una bella strada alberata, ti mette, e ti circonda con Tamburino, i Muppets, Looney Tunes, Merry Melody, diretto da Massimo Giuliani. Quindi sanno tutto. Su, se hai bisogno di una cosa per Limaglie, vai da loro, perché te la dicono. Noi abbiamo ridoppiato 800 episodi. Mamma mia. Perché quando, facendo Space Jam, fecero poi i provini durati 4 mesi, io l'ho fatto 7 volte il provino di Bugs Bunny, ogni volta eravamo di meno a farlo, finché alla fine mi hanno detto lo fai tu, e hanno voluto cambiare tutte le voci, sceglierle loro, perché hanno detto voi in Italia avete fatto carne di porco con i cartoni animati, facevate i versetti, le cose, no, vanno fatti bene, quindi scegliamo noi come farli. Per cui quando poi abbiamo fatto Space Jam hanno deciso di ridoppiare tutti i Looney Tunes e tutti i Merry Melodies che erano stati fatti nella storia, tutti, quindi abbiamo doppiati 850, lavorone di 3 anni, di anni, sì, anni. Veramente. Però erano, e lì fu molto divertente perché c'è un altro episodio molto simpatico. Io sto in vacanza negli Stati Uniti, a Los Angeles, e alle 9 del mattino mi squilla il telefono in un albergo e mi dicono: signor Giuliani, c'è una telefonata per lei. Io mi faccio i conti, alle 9 del mattino, mezzanotte, chi mi chiama dall'Italia a quest'ora? E invece c'è una voce che dice: signor Giuliani, è la Warner, sappiamo che lei è lì. Già questo mi mette l'ansia. Sappiamo che lei è lì. Ma che è, la CIA? Oh. Dice: che c'ha da fare lei oggi? Dico: guardi, sono in vacanza. Dice: perché noi avremmo piacere averla nostro ospite agli studios. Ah, e coglioni. Dice: fra poco lei troverà la macchina che è venuta a prenderla. Io scendo su, aspetto, ma vai a pensare che quella limousine bianca lunga 15 metri era con l'autista di colore, col cappello, con la visiera, era per me. Mi portano là dove viene il direttore degli studios con la macchina elettrica all'ingresso a Burbank a prendermi, studios quelli meravigliosi con il logo, il coso dell'H, tutto quanto, la macchinetta VIP, e mi ha tenuto una giornata là facendomi vedere delle cose straordinarie da perdere, per chi ama il cinema, certo, da perdere la testa. Mi ricordo all'ora di pranzo siamo andati al ristorante, la cosa, c'erano tutti, George Clooney, quelli, quell'altro, e io tutto contento dico: pranziamo qua? Dice: no, nella saletta riservata, come se quelli fossero la cacca. Sì, ma sì, George Clooney stava là e mi fa vedere, tra l'altro, fare le varie cose, non è aperto al pubblico, solo per invito, il museo loro, e c'è un piano intero dedicato a Mel Blanc, che era l'unica voce di tutti i personaggi, l'unica voce. Lui faceva un po' come Latini aveva fatto in Italia, quasi. Lui faceva la nonna, Titti, il gatto Silvestro, Bugs Bunny, Taddeo, Tasman, tutti lui, li faceva tutti lui. Per loro è Gesù Bambino, praticamente, perché mi hanno spiegato che il cartone nasce da lui, cioè loro hanno fatto un disegno iniziale, lui da quel disegno ha pensato a un carattere, a un modo di parlare, di interfacciarsi di quel carattere, e su quello loro hanno fatto il cartone animato. Fantastico. Quindi e mi hanno detto lui si doveva ogni tanto prendere delle pause perché gli sanguinavano le corde vocali, è morto di tumore alle corde vocali, forse anche derivato dal massacrate, da un uso massacrate, sì. Massacrate. Però quel museo era una cosa clamorosa, tra l'altro in un altro dei piani ci sono vari oggetti meravigliosi e c'era il copione di Humphrey Bogart di Casablanca, no, aperto all'ultima pagina con il finale cambiato, perché non era così il finale, lei restava, e invece lui ha scritto di suo pugno: non può essere, lei va via col marito, non può essere che lei rimane,
lui rimane da solo e lei parte, e l'ha cambiato lui, e c'è il copione suo con la sua annotazione a matita, nemmeno a penna. Ne sa una, le sa veramente tutte, Massimo. No, Giuliani. Ma è bello. No, vabbè, aneddoti uno dietro l'altro. Dobbiamo lanciare il tuo quarto brano adesso. Dobbiamo ancora, abbiamo ancora un paio di brani. La prima, la 1 o la 5? Quale andiamo a passare? Beh, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di Roma, la 1. Assolutamente dai, sì. E dai. Dimmi poi, perché, anche se forse posso immaginarlo. Due motivi. Quello che puoi immaginare, anche perché il cantante autore è un carissimo amico al quale voglio un gran bene, per cui unisco tutto. Unisci l'utile al dilettevole. E allora, il motivo iniziale, lo potete anche iniziare ad ascoltare qua sotto. Questo è un live dal Circo Massimo. E quindi c'ero? E c'eri? C'ero. Beh, bellissimo. C'ero. Immagino che poteva essere successo mamma quando è partita mia, sta canzone, mamma veramente mia, l'apoteosi totale. E quindi, come quarto brano, alle 22:28 in diretta su Radio Cigliano, a Dopo Cena con Massimo Giuliani, andiamo ad ascoltare il suo quarto brano, appunto, che è da Circo Massimo, Antonello Venditti, e il suo tributo a questa nostra città. Grazie, Roma. Sì, perché poi tutti pensano che sia stato fatto per la squadra, invece no, non è vero. Il tributo alla città, questa. È una città. Era il periodo in cui lui era stato per anni a vivere a Milano, Antonello, e quando tornò a vivere a Roma, andò a vivere in una casa molto carina che stava a Trastevere, a Piazza Belli, è tornato a Roma, si rinnamorò di questa città e delle emozioni e delle pulsioni che ti prova questa città, e scrisse questa canzone, che però poi fu lanciata allo stadio. Per cui tutti pensavano, l'hanno sfruttata allo stadio, hanno sfruttato. In realtà, vabbè, Roma, proprio... Roma è scritta, sì, per, infatti, la squadra. Quella è per la squadra. Questa, per la questa è un inno alla nostra città, un inno alla nostra Roma. Bellissimo. Come facciamo a dimenticarci Roma? Noi no. È impossibile, no? Tu hai visto tutto il mondo, sei girato veramente da tutte le parti, tanto, però poi tornare a Roma è sempre un'emozione. A me piace, vero? Quando torno a Roma dopo un po' di tempo, insomma, io sto tanto fuori. Quando torno dopo un po' di tempo e mi piace, di sera in macchina mi rifaccio un giro, perché rivedo le cose e dico: oh cavolo, qui c'è il Colosseo, a Civica, qua c'è San Pietro. Di attenzione. Sera in macchina, c'hai ragione, di sera in macchina. Che non c'è un'anima. È fondamentale. E tu giri e rivedi tutto, sì. E scopri la bellezza pazzesca. Dai, sulla... è qualcosa che sta fuori dal mondo. Sta fuori dal mondo. Ognuno ha la sua città, però devo dire che noi che siamo a Roma abbiamo un amore particolare, forse anche i parigini per Parigi, perché loro sono molto... sciovinisti. Sì, capito? Però la nostra è proprio viscerale. Io proprio... poi, insomma, ho a che fare costantemente con loro, stando là, mi fa impazzire il fatto, questa loro, e questa gliela ammiro, devo dire, questa loro, proprio il rifiuto totale di utilizzare termini stranieri. Sì. Non si capisce. L'ordinateur. Ordinateur numérique, le jeu de Sisyphe, non c'è il tie break, sì, non esiste. Filet, il le coso, filet, certo. Le filet, certo, il net. Ma solo noi che dobbiamo dire, no, adesso sto breccando, ora logati. Allora, posso dire una cosa? Che forse noi siamo un po' troppo esterofili, Ma un po' troppo tanto. È tanto tanto, e io non ce la faccio più. Io, veramente, mi sembra... stiamo massacrando una delle lingue più belle del mondo. Prima abbiamo sentito il sonetto di Dante, ma insomma l'italiano è una lingua meravigliosa, ma perché devo dire loggare, ma perché devo dire mi stai linkando, ma che è una parolaccia, non ti permette di linkarmi, ma se mi linki ci provo a linkarmi, perché io guardo parto di testa poi. Hai ragione, abbiamo questa lingua che ci invidiano in tutto il mondo, perché io capisco, tu dici, sai, utilizzi una terminologia che non ha una traduzione, ma se devo dire il know-how, ma perché non posso dire, sì, la conoscenza? Conoscenza, se devo dire il briefing, se devo dire il CEO, posso dire, posso dire il l'amministratore delegato. No, devo dire il CEO. L'altro giorno in un film, guarda, dove il CEO dice: ma non manco lo so di il CEO, è brutto da dire. Torniamo in diretta con gli amici della radio, poi abbiamo qualche CEO Luigi. Bello. Cioè, come si senti l'applauso, senti che roba, vabbè, quando si parla di Roma veramente sgorga in noi romani qualcosa di importante. Grazie Roma, Antonello Venditti, alle 22:32 su Radio Cigliano a Dopo Cena con. Adesso io vi propongo qualche piccolo consiglio, vi ricordo sempre che sono tutti scambi di link e che quindi non... di link per l'appunto. Sì, allora guarda, però suona male, scambi di collegamenti.
Se può dire. Se può dire. No, ma se può dire tutto. Se può dire anche il puntatore digitale, no? Certo. Invece che il mouse. Certo. Sì. Il topo. Se no, perché poi in Spagna. Dicono el raton. Certo. Capito? L'hanno tradotto. E prendo anche in Francia il suri, come si chiama? Certo. Ma quando io mi ricordo andai con Daniele a vedere una partita della Roma a Madrid. E Daniele dice: andiamo a mangiare una cosa al McDonald's. Siamo entrati e lui ha cominciato a ridere come un pazzo. Ho detto: perché? Cioè, ma qui invece che McChicken lo chiamano il McPollastre. Ma è giusto, lo traducono McPollastre. Lo traducono, sì, lo traducono. McPollo. Noi siamo un po' troppo esterofili e questo poi nel doppiaggio si è tradotto nel fatto che se tu senti quello che dice Mr. Smith, e noi dobbiamo dire Smith, no? Che fa no, anche... ma poi noi abbiamo importato delle modalità sei scemo o cosa. Mamma mia. Che è una cosa americana che noi non diciamo, ma perché devo dire sei scemo o cosa? Sì, sì, tante di queste proprio tante. Diciamo, ma che sei scemo? Siamo un po' responsabili, bravo, siamo un po' responsabili di queste cose, però poi quando proponi ma che sei scemo dice no, ma è dialettale, no, è italiano, sì, pensa, è solo italiano, sì. Veramente. Qualche piccolo consiglio per i nostri amici e anche per noi. Dopo cena con è in diretta video anche sulla homepage di voci.fm, la testata giornalistica italiana dedicata al mondo della voce. Per restare sempre aggiornati su radio, doppiaggio e uso della voce, basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android. E con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, l'alleato numero uno per mantenere e ritrovare tutta l'energia della nostra voce. Voxil Voce Gola è un prodotto dei laboratori Pier Fabre. Mi tolgo un attimo la cuffia proprio per darti, eccola qua, questa è la borsetta di voci.fm, dentro ci stanno un po' di gadget, una penna, qualche cosa. Questa, insomma, è ideale per portare i copioni al doppiaggio. Questa c'entrano bene, gli A4 c'entrano perfettamente. Grazie a voci.fm. rimetto la cuffia perché Madonna, com'è strano fare la trasmissione senza cuffia, forse non l'ho mai fatta, è la prima volta che mi tolgo la cuffia durante la trasmissione, un cazzo praticamente. Sono le 22:34, siete in diretta su Radio Cigliano. Il suono del telefono mi ha inquietato per più di un anno, ma quello del campanello di casa è ancora più inquietante. Oh mamma mia, ma chi c'è alla porta? Chi c'è? Oltre! No, un'altra volta. Oltre! No! Avanti! No, no, ma chi è? Chi sei? Spaziale. Chi gliel'ha detto dove abito? Grande. Chi te l'ha detto dove? Voglio perforante! Mi scusi, gentilmente! Guarda spaziale! Chi le ha detto dove abito? Lei mi può dire chi è? Romualdo Malaspinta. Ah. Fammi entrare, Alessio. Scusa, Romualdo, non vorrei sembrare scortese, ma adesso non posso. Sono in diretta radio con Massimo Giuliani e stiamo parlando di doppiaggio. Ancora? Eh sì. Forse il doppiaggio non esiste. Ma come no? Non esiste. Ma come non esiste? Quindi io sarei i che doppiatori cosa? Non esistono. Sì. Sono ologrammi di flusso. Quindi scusa, io sarei un ologramma di flusso? No, sei un ologramma distrutto. Ecco. Punto e bisunto. Grazie mille, sei davvero gentilissimo. Ma senti un po', ascolta. Tu lo sai che io ti ho sempre seguito fin da quando eri bambino. Insomma, tu sei la voce di Goldrake. No. Io sono Goldrake. Ecco, siamo messi benissimo. Se le cose stanno così, io sarei Kenshiro. Al limite sei Doraemon. Ecco. Perdo la pancia. Vabbè, che peccato, quanto vorrei parlare ancora con te. Ma sono costretto a salutarti perché domani, oddio come glielo dico, ho 6 turni al Leggio. Ancora? Meglio andare via, altrimenti potrei arrabbiarmi. No, per carità, non sia mai, Romualdo. E potrei farti provare la punta del mio fioretto. Spero di no. Ma tornerò. No. Tornerò. Anche no, grazie. Tornerò. No, anche no. La punta e la miseria. E che sarà mai? Mi sono liberato di Cristian incazzante ed è arrivato Romualdo Malaspinta che, come ricorderete tutti quanti, su Radio Cigliano è interpretato da Angelo Venezia. Scritto e interpretato da Angelo Venezia. Ho ancora qualche piccolo consiglio da dare. E parliamo di Roba da Doppiatori, un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mondo del doppiaggio, dal dialoghista al fonico all'assistente. Il loro obiettivo è dare voce alle voci, oggi anche attraverso un innovativo servizio
servizio di Dabril dedicato ai professionisti. Si tratta di un biglietto da visita formato video, quello che non era piaciuto moltissimo ultimamente, però che dobbiamo fare? Loro fanno questo per mostrare ai committenti e associazioni le proprie skill in supporto alla ridotta possibilità di fare provini a causa della pandemia. Sui loro social trovate come sempre interviste dirette e tanti contenuti di approfondimenti quotidiani. Voci Animate agisce come intermediazione tra gli organizzatori degli eventi e gli ospiti doppiatori richiesti, assumendone la totale gestione. È un brand creato da James Garofalo, direttore artistico di numerosi eventi legati al mondo del doppiaggio, come ad esempio il premio Voci Animate, che nel 2022 avrà la sua seconda edizione. Per qualsiasi informazione, further informations, come dicono gli americani, ma noi che siamo italiani diciamo qualsiasi informazione, www.vocianimate.it. Allora, abbiamo il quinto brano musicale. So qual è, perché è rimasto soltanto quello. Perché l'hai portato, Massimo? Perché l'autore e interprete mi colpisce per la sua capacità, ancora quasi alla fine di una carriera straordinaria, di avere ancora la genialità di raccontare qualcosa. Io dico sempre che qualunque artista ha un arco creativo, di solito, no? Se pensiamo anche a tanti cantanti, autori, magari io cito sempre per esempio uno straordinario, Dalla è stato spettacolare. L'ultimo pezzo bello scritto di Dalla è Caruso. Sì. Dopo Caruso non ha scritto 92, più 93 non più ha scritto meno. Più nulla, perché lui, come tanti altri, ha un arco, certo, creativo, che a un certo punto si esaurisce, come gli scrittori non hanno più idee, non hanno più nulla da dire. Vasco è mostruoso, Vasco è infinito, continua. E questa canzone in particolare, perché la trovo, ci trovo qualcosa anche di me stesso dentro. Ah, no? Un riferimento, qualche cosa. La voglia cosa. Di trovare il senso a tutto, la voglia di trovare, ma poi rendersi conto che comunque domani arriva, questa è una certezza assoluta. E che forse quello che sembra che abbia un senso, se lo vai ad analizzare, un senso poi alla fine non ce l'ha. Certo. È vero. Siamo nel 2004, scusatemi, è un brano dei più significativi sicuramente di Vasco Rossi, Un senso, in diretta su Radio Cigliano. Voglio trovare. Poi intenso, lui, sono andato al concerto. Allora, sono andato al concerto quando, quasi 10 anni fa, ormai sarà stato il 2014 o il 2015 se non mi ricordo male, e quindi lui già credo 68enne, 69enne, e l'energia che gli ho visto su poi lui si fermava, per carità, c'era anche un intermezzo musicale, perché non puoi fare 3 ore di concerto di fila, muori. Però quello che stava lì, la carica che dava a 70 anni, è un po' come Mick Jagger, no? Sì, che pazzesco. Porca miseria. È vero che si è un po' aiutato. Tyler, un altro. Tyler, sì. Sono mostruosi. E quello è esattamente il risultato di gente che non faceva una professione, ma che inseguiva una passione. È vero. E la passione, e la insegui anche a 70 anni, la passione, sì, no? Ti porta avanti, vai avanti. Un continui. Po' come, secondo me, Anthony Hopkins nella recitazione, sì, no? Che ha inseguito tanto, ha fatto tanto, però poi è sempre stato attento a se stesso, e lo vediamo adesso nel film The Father, quello che ha vinto l'Oscar ultimamente, è stato veramente geniale, grande, cioè non si è sfibrato, è rimasto comunque compatto, diciamo. No, se tu vedi nel nostro campo poi il lavoro dell'attore c'ha una peculiarità rispetto ad altri, che servono attori di tutte le età, dai 4 anni ai 95. E pensa a quanti ce ne sono stati. Calindri a 92 anni faceva le tournée teatrali, e non perché avesse bisogno di denaro. No. Perché è la vita sua. Perché era la sua vita. Perché è la vita sua. Perché non poteva farne a meno. Scusate, è venuto a mancare un grande del teatro italiano che mi sono dimenticato di ricordare all'inizio della trasmissione, Elio Pandolfi. È venuto a mancare. Sì, purtroppo. Non lo sapevi. L'altro ieri. 95 anni, grande interprete, grande persona, un altro di quelli come Massimo, che poi quando ci lavori insieme ti resta dentro tanto. E io ho avuto la fortuna di poter lavorare insieme a Elio in radio,
e di imparare da lui veramente, che quando abbiamo lavorato insieme avrà avuto 70 anni, una persona che poteva stare tranquillamente in pensione ma che era lì e ogni volta... È un po' come Massimo, io penso, immagino che cosa può essere fare la radio con Massimo, adesso ve la voglio descrivere. Cioè, si incide in mezzo a un'aneddotica continua raccontata con la maestria di Massimo. Cioè, si ride veramente tanto, perché poi abbiamo anche bisogno di questo nella nostra professione. Cioè, comunque, attori comici, drammatici, quello che ti pare, ma vogliamo ridere? Vogliamo prenderla un po' a ridere? No, sta cosa di Elio mi guarda. Lo so. Straordinario, straordinario professionista, persona adorabile. Amabile proprio, sì. Non potevi non voler bene Elio. No, era impossibile. Per chi ha la passione per il doppiaggio, vi prego, andatevi a sentire Cabaret, Joel Grey, che po' di interpretazione ha fatto Elio in quel film. Straordinario. Mani alte, mani straordinario. Alte. Mani alte. Straordinario. Mani alte, ed è stato un piacere poter condividere la radio e il leggio con lui, veramente. Che personale. Grazie Elio per essere stato su questo mondo, grazie veramente, dalle operette a tutto mamma quello mia. Che hai fatto nella vita mamma tua. Mia. Vado a disannunciare. Un senso, Vasco Rossi, in diretta su Radio Cigliano, sono le 22.43, siete all'ascolto di Dopocena con Massimo Giuliani nei Fuori Onda, lo voglio dire anche perché in radio in questo momento abbiamo ricordato Elio Pandolfi, un grandissimo attore, un grande amico, una persona dalla quale forse tutti noi abbiamo avuto modo di imparare qualcosa e di... vedere tanto garbo, il garbo di Elio in tutto quello l'eleganza, che faceva, l'eleganza, la gentilezza. Poi uno che ha fatto tutto, è partito dall'Eyar, lui, dall'Eyar è partito, ragazzi. Vabbè, eccezionale. Ciao Elio, dovunque tu sia. Allora, abbiamo preparato un brano di prosa. Questa volta sono andato a scomodare un brano del 1897, siamo in quello... Le narrazioni un po' più horror, quelle che sicuramente oggi le mie figlie fanno un po' ridere, ma che all'epoca facevano veramente zompare in piedi e facevano rizzare i peli sulla schiena anche semplicemente a leggerle. Non sono andato come al solito a prendere l'attacco del romanzo, ma sono andato un po' più giù a prendere una scena un po' più significativa. E allora, guarda Massimo, ti do la basetta giusta e ci ascoltiamo dalla voce di Massimo Giuliani e Dracula di Bram Stoker. Benvenuto nella mia casa. Entrate libero e franco. Andatevene poi sano e salvo e lasciate alcunché della felicità che arrecate. La forza della stretta di mano era talmente simile a quella del cocchiere di cui non avevo scorto il volto che per un istante mi è assalito il dubbio che si trattasse della stessa persona. Onde accertarmene ho chiesto: il conte Dracula? Quegli ha abbozzato un compito inchino rispondendo: sono Dracula e vi do il benvenuto, signor Harker, in casa mia. Entrate, l'aria notturna è fredda e avrete bisogno di mangiare e di riposarvi. Così dicendo ha collocato la lucerna su un braccio portalampada e uscito ha preso il mio bagaglio che ha portato dentro prima che potessi impedirglielo e alle mie proteste ha replicato: orsù, signore, siete mio ospite, è tardi e la mia servitù si è già ritirata, lasciate che mi occupi io stesso di voi. E poi venitemi a dire che non dobbiamo ripristinare i radiodrammi. Venitemi a dire che non dobbiamo ripristinare i radiodrammi. C'è un progetto di una società nel quale non faccio il nome che sta pensando a una cosa del genere. Secondo me fanno bene, perché e sarebbe ora. Sarebbe ora. Sarebbe veramente sarebbe ora. Sarebbe veramente sarebbe ora. Allora, ho Gabriele Massarello che ti manda un grande saluto. Ha mandato il controselfie al 328-7948-796. Non si firma il nostro amico, ma ai Blues Brothers come action figure. Quindi vuol dire che la passione veramente c'è. Ne ho ancora tantissimi da mandare.
Alessandro dalla provincia di Bologna ci saluta, grazie Alessandro di essere qui con noi. Vediamo se riesco. Lui Alessandro Interlicchia, invece quella libreria la conosco, era lo sfondo martedì perché è stato con noi Biacuia, il loro gruppo musicale. Andatevi a rivedere la puntata di martedì per sentire la musica di Alessandro. E poi ci sta Ricky che lavora all'Arena di Verona. Verona. Lavora lì proprio, e quindi bello, grazie di le maestranze, quanto Mamma sono importanti, mia. Quanto Mamma sono importanti. Mia. E pensa che noi per anni, per mesi, ho detto una sciocchezza, il dramma del Covid abbiamo parlato, no, per l'interruzione dello spettacolo, soprattutto per gli attori di teatro, ma pensa non agli attori, ma a quelli che stanno dietro, a quelli che fanno sì che lo spettacolo possa andare in scena, a quelli che fanno sì che tutte le macchine meccaniche preparate su un palco funzionino, a chi lo monta un palco, a chi lo smonta, a chi porta i costumi, a chi sistema tutto, a chi fa i trucchi, agli assistenti di scena. Questo per il teatro è così, la stessa cosa per quello che riguarda il set. Chi guida i camion, chi monta e monta. Purtroppo, proprio parlando dei problemi dello spettacolo, troppo spesso si è dimenticato di parlare di queste figure. Si è pensato soltanto a chi sta davanti alla cinepresa o sopra il palco e non chi sta dietro. Allora, è un po' il male dell'Italia, no? Che chi è in vista assurge sul palcoscenico, mentre invece chi sta dietro viene dimenticato. Gente che è fondamentale. Perché senza le sarte noi non andiamo in scena, senza il macchinista noi non andiamo in scena, senza il datore luci noi non andiamo in scena, senza il fonico noi non riusciamo a incidere al doppiaggio, certo. Capito? E senza che ci sia chi missa, chi monta, chi fa il ricoppiamento dialoghi per parlare del nostro lavoro, chi scrive i dialoghi, l'assistente al doppiaggio, il direttore di doppiaggio, non c'è solo l'attore che sta al leggio. Ma allora tutte queste figure, una grande sinergia nel doppiaggio ci sta, vero? Sì. Sì. Massimo. Beh, è necessario, non se ne può fare a meno. Bisogna pensare al plurale, mai pensare al singolare. Bravo, bravo. Pensare sempre che si lavora tutti insieme per ottenere un progetto e che per rincorrere un obiettivo. Io dico sempre che l'equipe nella sua interezza che lavora un film, sia nel doppiaggio ma anche in prese dirette e così via, è un po' la meccanica di un orologio nel quale ci sono tante rotelline, ma una da sola non serve a nulla. Se non si incastrano alla perfezione le rotelline e non lavorano insieme, il meccanismo non va avanti. Nel doppiaggio, come nello spettacolo in generale, noi dobbiamo tener conto questo, dobbiamo essere un orologio con tutte le rondelle che lavorano incastonandosi una nell'altra e quindi collaborando insieme al funzionamento complessivo dell'attrezzo. Che bello, è sempre bello parlare del nostro lavoro, perché poi lo sappiamo fa e sappiamo esattamente dove andare a parare, sappiamo esattamente che cos'è, ed è sempre bello. Volevo leggere ancora qualche messaggio. Io ho avuto il piacere, dice Stefania, di averlo come insegnante nel corso di doppiaggio all'Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, un professionista immenso. Grazie Stefania. E l'insegnamento com'è? Come ti trovi nell'insegnamento? Piace ti piace anche piace quello? Tantissimo. E mi piace tantissimo perché siccome ho una passione smodata per questo lavoro, mi piace che pensare che possa essere portato avanti nella modalità giusta, e quindi mi piace insegnarlo come lo hanno insegnato a me, cioè a lavorare in un certo modo. C'è tutta una parte teorica che è molto importante, che chi arriva al mondo del doppiaggio probabilmente non lì per lì non ci pensa. Io faccio sempre un discorso che può sembrare anche sgradevole a qualcuno quando mi vengono a dire no, perché siccome ho una bella voce, io gli dico sempre vediamo se gli dici quello che gli dico io. No, sai, io dico sempre guarda, è come un signore che si presenta alla Scala a Milano e dice io vorrei fare il primo violino, e quello dice ma lei sa suonare? No, però guardi che mano, guardi che meraviglia. Questa è bellissima, questa me la rivendo, Massimo, questa me la rivendo. Cioè, però guardi da sotto la mano, vedono sta mano, pensano una meraviglia, no? E poi dico sempre, il problema qual è? Sembra assurdo, e continuo a dirlo, la voce è l'ultima cosa. Sì. Chi pensa che sia la cosa più importante, scusatemi, forse
distruggo una serie di certezze, ma è l'ultima cosa. Se io, Alessio e qualche altro maschietto, non le femminucce, ci mettiamo qua fuori e sulla strada passa una Ferrari, noi dal rombo riconosciamo che è una Ferrari, diciamo: oh, è passata una Ferrari, questa è la Ferrari, eh? Non partono dal rumore, partono dalla galleria, dal vento, dal motore, da una serie. E alla fine, questo è vero, a Maranello c'è un signore che si chiama addetto agli scarichi, che monta gli scarichi di coda in modo che producano quel rumore. Ma non è il rumore la cosa importante. Sì, certo. L'attore è la stessa cosa. Noi abbiamo avuto attori straordinari. Glauco Mauri ha mai avuto una bella voce? No, no, ma recita talmente bene in una maniera che quando lo senti rimani a bocca aperta e stai là 3 ore a sentirlo parlare. Sicuramente. Quindi la voce è il tubo di scappamento di un attore. Deve partire dal cervello, dal cuore, dall'anima, dallo stomaco, tutto veicolato poi dalla voce. Ma la voce è l'ultima cosa. Senti un po', ma se devi andare in vacanza, tu vai in vacanza al mare o in montagna? Allora, io ho una grande passione, io sono un uomo marino, nel senso che vivrei proprio sdraiato sul mare, su un tappetino, su una, dentro l'acqua. Estate, tutto. Inverno. Però sempre. Ho una grande passione anche per la montagna. Vedi? E ho un grande rispetto per tutte e due, sia per la montagna che per il mare, perché vanno rispettati. Assolutamente. Vanno sì. rispettati. E invece a tavola, io so che mi piace, io sono... Si vede, uno che mangia, quindi mi piace sentire anche se tu sei un primista o un secondista. Allora, io innanzitutto non voglio, adesso perdonatemi il momento di modestia, sono uno straordinario cuoco. Oh, e questo ci piace! Cominciamo a dire che a casa mia cucino solo io, guai a chi si avvicina ai fornelli, stacco le braccia, sono cattivo. La cucina mi piace cucinare, mi rilassa cucinare, mi diverte, mi cucino sempre, vado a fare la spesa, io appunto vado io, guai se qualcuno fa la spesa. Ne sai che cosa scegliere? No, no, dice vabbè ma compro, no, no, non questo è quello così. Che faccio io sbaglio tutto invece. No, io compro, so come scegliere la frutta, la verdura, la carne, le cose, mi piace tantissimo cucinare, mi piacciono sia i primi che i secondi. Forse sono un po' più primista, forse. Un po' siamo italiani, un forse po' siamo sono italiani. Un po' più primista. E allora, se sei più primista, il tuo primo per eccellenza, quello che se devo venire a cena mi dice Alessio, stasera ti faccio... Che cucino che io? Che cucini tu? Faccio un clamoroso, ma scusate la modestia, spettacolare, scusate la modestia, straordinario ragù. Io faccio un ragù clamoroso. Ma quello da 8 ore che bolle, certo, che certo, gira. Tutti i pezzi di carne scelti, il pezzo di maiale, poi il soffrittino, la cosa, il vino. Faccio anche uno straordinario risotto al champagne, se ti può interessare. Senti, nel ragù che pasta butti tu? Io vado per la tagliatella proprio. Beh, classica. Ruvida. Vado per la tagliatella ruvida. Ruvida. Posso fare, guarda, un'eccezione per lo gnocco. Ah, ok, vabbè, però lo gnocco sì, c'era tagliatella, ragione. Tagliatella tutta la vita. Io mi invito a casa di Massimo Giuliani, penso ben presto, perché voglio assolutamente provare. Vuoi che ti faccia la mia ultima cena da condannata a morte? Spiegami. Allora, l'ultima cena da condannata a morte prevede mozzarella di bufala di battipaglia. Fantastico. Pata negra. Buono. Come antipasto. Certo, eh? Certo. Mortadella di Bologna a dadini. Pane di Altamura. Fantastico. Di primo mi faccio il mio ragù, ma mi faccio anche le trofie avvantaggiate al pesto. Per chi non lo sapesse, avvantaggiate si intendono cotte con patate e fagiolini. Insieme, sì. Dette trofie avvantaggiate, mamma genovese. Pesto preso da Zeffirino, ristorante che non sto facendo pubblicità, no, no, però no, è quello, no. Ristorante straordinario. Frank Sinatra veniva in Italia in tournée e pretendeva che il cuoco di Zeffirino lo seguisse in tournée per fargli tutti i giorni spettacolo. Il pesto. È un pesto clamoroso. Spettacolo. Filetto in crosta. Da. Oppure aragosta alla catalana. Sì. E per finire, ovviamente, il dolce. Qual è? Zucker. La Zucker. Come dice il maestro. Io sarò presente all'ultima cena di Massimo Giuliani. Io non sono un carnista, a me non piace la carne,
e non sono neanche un pescista, però devo dire che tutto il resto sono sicuramente nello stramaggio. Io ho ancora tanti controselfie da far vedere e non so se riesco a mandarli tutti, veramente. Bella, tante scuse d'Ancona, nostro Marco Lorenzetti, vediamo se lo ripesco subito. Eccolo qui, il grafico, il nostro illustratore. Se prima eravamo in due, venite il martedì a vederci e a stare con noi. Marianna da Palermo, che non ci voleva mandare i suoi scontroselfie, ha due occhi spettacolari, mamma questa mia, ragazza, pazzesco. Veramente eccezionali. Grazie Marianna per averceli mandati. Emanuele da Castellania, credo in Piemonte, se non mi ricordo male, ma poi ve lo dirò meglio. Lui invece è Michele da Ancona con la sua tastiera da gamer e ci sta guardando, è proprio, non è un montaggio, ci sta proprio guardando in questo grande momento. Vediamo se c'è ancora qualcun altro. Il DJ della radio Fabio Di Matteo, che poi mi ha detto se puoi fargli una cosa, poi ti dico che cos'è, sì. Ricordiamoci. Poi abbiamo Francesco da Barletta, medico, lavora a Mestre, quindi un altro di quelli che, bravo, meritano il nostro applauso. Luigi da Trani, ci piace il suo ottimismo. Ragazzi, sono 30 ancora contro selfie da mandare in onda, questa sera non ce la faccio. Mi perdonerete, ma non mi perdoneranno se non ci facciamo una fotografia immediata che gli manderemo, che manderò a tutti quanti, a chiunque manderà anche solo un ciao al 328-7948-796. Ne faccio due. E questo è il selfie. Lo avrete mandando la vostra adesione a quel numero. Ti devo dare la sola di giornata. Sì. Non ne sai nulla, no, assolutamente, ma non do nulla a Massimo Giuliani. Massimo Giuliani è assolutamente in grado di sopportare qualsiasi sola di giornata, soprattutto se è artistica. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la graditissima partecipazione di Massimo Giuliani. Le incursioni di Romualdo Malaspinta sono scritte e interpretate da Angelo Venezia e montate da Fabio Di Matteo. Alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voxil Voce Gola. Ringraziamo Voci.fm che ha condiviso la diretta video sull'home page, Voci.fm Radio che ha trasmesso la serata, Voci Animate e Roba da Doppiatori. Prossimi appuntamenti in diretta su Radio Cigliano. Martedì torniamo con la banda di matti. Quale sarà l'entità femminile che sarà presente nella prossima diretta? Lo scoprirete soltanto venendo a vedere, se prima eravamo in due, la trasmissione del martedì sera. Ci sarà un disegnatore, Christian di Rampicanti Storti, che disegna l'ansia, quindi vedremo come mette sui propri disegni l'ansia. Giovedì si torna in diretta su Radio Cigliano con Dopo Cena Con, due ospiti, stavolta non ve li spoilero, Massimo un po' l'avevate capito, ma non ve li spoilero, venite a vedere. Vi dico solo che parleremo di un film, un telefilm, di qualche cosa, prenderemo spunto da lì per parlare con voi di con loro anche di tante cose. Io ringrazio Massimo Giuliani. Grazie per te. Essere stato qui. Mi in questa divertito. Banda di matti, in questa astronave, astronave pazzesca. Astronave pazzesca. Allora, so che non c'è bisogno, perché Massimo Giuliani è assolutamente capace di farlo, ma la sola di giornata è questa. La telecamera è lì. Massimo Giuliani, chiudi la puntata. È stato un piacere, Fioli, è stato veramente un piacere. Fatevi vivi, telefonate, scrivete, mandate maiale, mail quella, non vi voglio spogliare, però dalla prossima settimana ci sta un delirio, è una cosa incredibile. A presto, vi saluto, vi do un bacio, sentite caramente a tutte quante, anche a nonna che sta a casa. Ciao a tutti. Vabbè, è incontenibile. Grazie Massimo, veramente. Buonanotte a tutti. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano. Ciao. Ciao. Che cazzo è?